E allora, amici di Diddle for the Middle, dopo un anno siamo tornati per il nostro podcast, che non è più podcast, ma comunque una diretta Facebook, insieme per commentare lo splendido mondiale del 2022 che si è concluso ieri. Vedete già i miei ospiti, o meglio, i miei compagni di viaggio. Al centro Simon Balestra, tutto darts, che ormai non esiste più. Ciao Simon. Ciao Jacopo, una buonasera a tutti. E alla mia destra totale con il suo look splendido, Marco Barbanera. Ciao Marco. Quanto tempo, è bellissimo essere qui. Come va, ragazzi? Da tanto che non ci vediamo. Ci sentiamo sempre, ma da tanto che non ci vediamo. Tutto bene, in isolamento qua a Cardiff, aspettando il risultato del test, dopo essere tornato domenica. Per il resto, tutto a posto. Aria di lutto a Cardiff dopo il flop di Price e di Clayton. Non so quanto Price sia amato neanche qui a Cardiff, però sì, diciamo di sì. No, Si consolano comunque con la non vittoria dell'Inghilterra. anche perché per chi non lo sapesse, Simon abita a Cardiff e spesso fa la spesa insieme a Johnny Clayton, che abita lì, e qualche volta anche a Price. L'ha visto al Ah, questo, supermercato qualche volta. Price l'ho visto in giro, sì, Clayton ancora no, magari se mi si rompe il tetto. Marco, come va? Tutto bene? So Luke, che ormai dici che è 2 anni che hai, che in realtà. Oh sì, beh, sono passato, questi sono tipo arancioni, ci ho avuto i rossi, ci ho avuto i blu, indovinate dopo quale evento? Quindi ci ho avuto i viola, adesso vediamo, insomma, quindi. Sei lo snakebite senza crisi, dai. Sì, esattamente, esattamente. Sai, il fatto è che molti dopo il primo lockdown hanno avuto delle risoluzioni tipo cambio vita, faccio cose che non ho mai fatto, mi butto dal bungee jumping. Io ho detto, io mi coloro i capelli. Una cosa a basso rischio, ecco. Allora, vedo già i primi commenti, ma andiamo avanti con la discussione. Permettetemi di salutare Super Giurdo. Tra poco, Giurdo, ti mando il link per entrare in diretta. Salutiamo anche Eros Cabrele, Dario Sementa, Valerio Fumasoni. Insomma, tra poco comunque facciamo anche le prime domande, se volete. Io direi però di cominciare dal mondiale, insomma, da quello che abbiamo vissuto in queste ultime 3 settimane, il trionfo di Peter Wright. La prima domanda che vi faccio, ovviamente facciamo come facciamo i pronostici da Premier 6-7 anni fa, Simon, Marco, poi rispondo anch'io da solo, e dopo magari andiamo in ordine e cambiamo le cose. Datemi un giudizio su questo mondiale globalmente, su tutti gli avvenimenti, il trionfo di Wright, i casini combinati da Price, le partite, il Covid, un giudizio globale, cominciamo a buttare su un poco di carne al fuoco. Ma io credo sia stato un mondiale molto positivo nel complesso. Alla fine, anche la PDC immagino sia soddisfatta, della riuscita del torneo. Hanno vissuto veramente giorni difficili quando sembrava esserci quel focolaio di casi di Covid che stava decimando, i giocatori, però alla fine è stato abbastanza ristretto a, un paio di olandesi e Chisnall, e lo spettacolo dato in pedana dai giocatori ha sicuramente, dato ragione a chi ha organizzato il torneo. Ci sono state grandissime partite, grandissimo livello di gioco, una bella finale, non magari eccezionale come molti si aspettavano, però sempre ragionevole magari vedere un po' più di tensione quando ci si gioca il trofeo 500.000 sterline di primo premio, però nel complesso un grandissimo mondiale che riscatta diciamo l'annata difficile, soprattutto poi il 2020, è un mondiale forse anche un po' più deludente nelle ultime 2 stagioni. Questo decisamente siamo tornati al grande spettacolo del mondiale della PDC, e negli anni futuri credo che sarà sempre così, perché il livello medio si alza sempre di più, i giocatori in grado di battere i più forti sono sempre di più. Quindi veramente, secondo me, un ottimo mondiale, un otto pieno. Marco? Ah, guarda, è stato un mondiale che devo dire mi ha un po' riavvicinato. Non ho mai smesso di seguire lo sport, chiaramente ci mancherebbe altro. Devo dire che un po' come per quanto riguarda, lo dico a livello proprio, può sembrare una cosa un po' strana, però voi sapete tutti quanti, sono un grandissimo appassionato di wrestling, no? E negli anni recenti, specialmente gli ultimi 3-4 anni, mi sono avvicinato tantissimo al mondo del wrestling giapponese.
a differenza di quello americano, nel wrestling giapponese che è andato avanti anche in questi mesi e anni ormai, durante la pandemia, praticamente il pubblico non può più fare cori, non può più fare niente in Giappone, no? E mi ha un po' allontanato dal prodotto. Perché non avere mai reazione è veramente una tristezza, ragazzi, che non vi dico. E quindi queste freccette che sì, uno metteva anche post-lockdown col pubblico finto o senza pubblico, erano veramente di una tristezza, ragazzi. Quindi riavere piano piano il pubblico e poi chiaramente avendolo avuto qui al Mondiale è stata veramente una cosa bellissima che è riportato veramente quasi un senso di modo a dirlo, purtroppo normalità, una cagata, però per un attimo la sera, il pomeriggio uno si dimenticava di tutto quello che c'era e sebbene un po' magari un po' strideva il fatto di vedere queste arene piene, poi le notizie dei giocatori positivi, però è stato bellissimo e non ci siamo potuti lamentare anche perché, come diceva Simon, ormai la qualità si sta alzando tantissimo. Sappiamo i primi turni, il primo turno in particolar modo, i primi turni prima di Natale sono un po' hit or miss. Uno può avere una bella sessione come una sessione che è di una noia incredibile, però vuoi per il fatto appunto che si ritornava ad avere il mondiale col pubblico dopo la beffa dell'anno scorso, vuoi che alcuni eventi sportivi, in particolar modo il calcio, ha avuto tantissimi rinvii. Grazie per c'era sempre qualcosa da vedere, molto bello. Abbiamo avuto tre Nine Darter e la finale è stata una di quelle partite che a me piacciono molto, magari dal punto di vista tecnico non scintillante, ma si percepivano le emozioni dei giocatori in pedana e la sofferenza, specialmente di entrambi i giocatori per motivi diversi, come abbiamo detto ieri anche tra di noi. E poi mi sono accorto di essere cambiato tantissimo perché 2 anni fa ero proprio godendo che aveva perso Smith, invece ieri sera ci sono rimasto pure un po' male, devo dire. Allora, intanto Giurdo, quando vuoi entra pure, non riesco a scriverti, però so che stai ascoltando, quindi quando vuoi entra. E comunque sì, allora è stato un mondiale bello, tanta gente mi ricordo i primi turni diceva che brutte partite, Wade vince 83 di media, questo Fallen Dart dopo gioca 75 di media. Ragazzi, il mondiale comincia dopo Natale, diciamolo chiaramente, i primi turni sono lì per far partecipare un pochino il pubblico, per far partecipare i giocatori da ogni parte del mondo. Poi il mondiale comincia, al netto delle sorprese tipo Vandenberg che trova Hempel, che rigioca 102 di media, ma quelle sono cose che sono sempre ante il mondiale comincia dopo Natale, dal terzo turno, e direi che dopo il terzo turno, ragazzi, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo visto gran belle partite, abbiamo visto un livello alla fine, sì, le medie dicono un pochino più basso, però il livello è stato molto elevato, abbiamo visto due partite, Clayton contro Smith, e dopo anche Gary contro Wright, che sono due partite che secondo me negli ultimi anni entrano facilmente nella top 5, top 10 degli ultimi anni. Cioè, dobbiamo andare indietro alla finale Taylor Anderson, al Cross Van Gerven nel 2018, al Barney Van Gerven nel 2014-2015, per arrivare a partite di quel livello. Clayton contro Smith è stata una partita, secondo me, più bella, anche più bella di Wright contro Anderson, sinceramente. Per ritmo, per tutto, insomma, è stata veramente una bella partita. Wright Hanna, ma anche Price contro Smith stesso. La finale di ieri, sì, è stata una partita magari tecnicamente non esaltante, però comunque è stata una partita equilibrata, in bilico praticamente per 11-7, quindi tutto sommato ci siamo divertiti anche ieri sera, poi tanti 180, non dimentichiamolo, perché comunque anche ieri sono stati fatti tantissimi 180, ha avuto anche il momento di quell'Eggy 28, però comunque è stata una finale globalmente divertente, piacevole, e ha vinto il giocatore che è stato forse più deciso nei momenti decisivi della partita, perché Wright ha dovuto rimontare Reeves, ha dovuto combattere contro Anderson una partita alla pari, ha dovuto rimontare, comunque combattere una partita alla pari contro Michael Smith, cioè tre giocatori che comunque la rivelazione del torneo, Anderson che è il mondiale c'è sempre, e poi ovviamente anche il buon Bully Boy. Allora, visto che ci siamo, aggiungo anche Super Giurdo alla diretta, che vedo che è arrivato, eccolo qua, dietro a un bersaglio peraltro, Iago, poi ed ci sono un eccolo paio di qua, cose che vorrei eccolo. aggiungere. Ciao Giurdino, ciao Ehi, Giurdo. Giurdo! Come siamo, Buonasera, Giurdo? grande Barba Nera, incredibile, è tornato. Più che Hai visto? Barba Hai visto Nera, che c'ho roba? belli rossi. Guarda, guarda, sono arancioni, Giurdo, non ci prova. Arancioni, sì,
più un Ruggeri Non, che ha ragione. mai dare del rosso a Barbanera, per carità. Ma no, ma non è vero, non dite queste cose. Allora State che qui c'è sono un rossi, dai. problema tecnico, eccoci. Giurdo, visto che ci siamo, dopo dovrei parlare a Simon, che so che intervenire su una cosa che ho detto prima. In maniera sintetica, risposta a due domande. La prima, hai ancora voce? E la seconda, un giudizio globale sul tuo mondiale. Ho ancora voce, incredibile, però Infatti ho sentivo. fatto fuori due boccettine di propoli in 15 giorni. Ah, Esatto, quindi bevi alcol anche te, attenzione. è il doping dei commentatori. La propri. E che Sto mondiale è mondiale. stato? Ma secondo me è stato un mondiale bellissimo, uno dei più belli, ma perché forse come avete già detto, ho sentito prima, la finale non è stata la più bella partita del mondiale. Però facevamo il conto ieri, l'altro ieri, lì in redazione a Dazon, c'erano 7, 8, forse una decina di partite bellissime, stellari a livello altissimo. Un po' divise un po' tutte le categorie, i giovani, i vecchi, i nuovi, quelli che si dovevano confermare. Insomma, ci sono state veramente una decina di partite di livello stellare. Quello che diciamo sempre, che il livello medio standard si alza sempre di più, è stato proprio dimostrato da questo fattore. Questo ha reso un mondiale, secondo me, molto spettacolare, con addirittura tre leg perfetti, tre chiusure, 9 frecce. E la macchia della mancanza di Van Gerwen, vabbè, oltre a Cisna e a Vincent van de Voorde, è stata un po' anche non cancellata, però è stata messa in secondo piano quando quel giorno lì, il giorno del forfait di Van Gerwen, ci aspettavamo che nel giro di 24-48 ore si potesse addirittura fermare il mondiale. Posso spararla? La Vai, sparo. la volevo sparare io, quindi vai. Dai, spara a te, vediamo se è la No, stessa. vai te, Tanto Jacopo. il Van Gerwen attuale perdeva con Dobey o al massimo contro Humphries. Può essere, può essere. Però Era non è questa. detto, con i se e con i ma non andiamo da nessuna parte. Assolutamente, sì. Era questa, Simon. Sì, avrei detto, ma onestamente chi se ne frega di Van Gerwen, nel No! senso, non c'è stato nemmeno un secondo in cui io ho pensato, oh che peccato non c'è più Van Gerwen No, nel torneo. No, 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 non era una critica a quello che dicevi, Giordano, è per dire che il livello del gioco è stato così incredibile, ormai ci sono così tanti campioni, e anche Van Gerwen ormai è così meno rilevante di Wright, di Price, che nonostante il forfait di Van Gerwen, che ovviamente è un campione strepitoso, è stato un dispiacere, l'avremmo visto molto volentieri in pedana, però il mondiale rimane il campionato del mondo e nessuno può mai mettere un asterisco vicino al nome di Peter Wright perché c'è stato MVG che è stato eliminato dal Covid. No, però quando si è fermato Van Gerwen ci aspettavamo veramente che nel giro di 24-48 ore si potesse fermare il tutto. Ah, sì, l'abbiamo detto, Esatto, momenti di panico sicuramente. esatto, esatto. Però è stato dimenticato subito, come dite voi, perché ci sono state tante partite stellari, veramente di livello altissimo, da Luke Humphries con Chris Dobie a William Borland con Brooks, insomma, tutte le partite di Gary Anderson, le partite di Cross, insomma, è stato un grandissimo mondiale. Giurdo, e anche Simon e Marco, quindi risposta secca. Vi prendete, ho già risposto prima, vi prendete come partita del torneo Clayton contro Smith, Wright contro Anderson o una terza scelta? Io la seconda tutta la vita. Io ho preso Clayton Smith. Probabilmente come livello tecnico direi Clayton Smith forse è stata anche migliore, però mi prendo Wright Anderson perché è una semifinale del mondiale, per come si è sviluppata, per come Gary è riuscito ad alzare il livello di gioco e per come Wright stoicamente ha resistito al ritorno di Anderson e ha trovato dei leg clamorosi quando sembrava ormai quasi sfinito in pedana negli ultimi due set. È una semifinale, rimane una semifinale, una partita al meglio degli 11 set, ha un peso specifico troppo superiore rispetto a un match di sedicesimi o al meglio dei set. Marco?
Ma emotivamente Clayton contro Smith mi ha veramente coinvolto tantissimo, perciò devo andare con quella. È stata veramente una partita che mi ha fatto stare sull'edge of the seat, no? In cima, in fondo al divano, no, all'altra, no, in fondo, all'altra parte, non so se dice in italiano, vabbè. È stata bellissima comunque sia, bellissima partita. E sapete quanto apprezzi il lato emotivo delle freccette, no? Dello sport in generale. L'altra partita è stata anche meravigliosa a sua volta, intendiamoci, però qui c'era veramente tanto in ballo, perché io Smith, come ha fatto ad arrivare in finale, l'ho gufato con tutto me stesso in ogni possibile turno. Cioè, veramente era una roba che non si poteva. Però, No, ma ripeto, ieri sera ci sono rimasto malissimo per lui. comunque, conoscendo Marco, mi aspettavo che rispondesse tipo Lennon Rasma al primo turno, del No, genere. senti, Ma solo senti, no, perché non c'è Justin qui Pipe, aspetta. Aspetta, qui perché giusto perché parlavamo di asterischi, l'asterisco più grande ecco. è l'assenza di Justin Pipe. Tra l'altro, come ho fatto notare ieri sera, si parla tantissimo di avere Fallon Sherrock in Premier League. Io vorrei far ricordare che Fallon Sherrock nell'Order of Merit è un posto dietro a Justin Pipe. Quindi, se Fallon Sherrock va in Premier League, giustamente deve esserci Justin Pipe. Non se ne esce, mi Giocando dispiace. un torneo Fallon Sherrock e Pipe giocando 50 tornei all'anno, ma comunque vabbè, dai. Comunque, ragazzi, al netto di questo, volevo chiedervi: il mondiale di Peter Wright è meritato secondo voi? Anche qua risposta secca e sintetica, Sì. Marco? Assolutamente. Vai, Marco. Sì, faccio giro, Assolutamente beh, dai. sì, assolutamente sì. Purtroppo non possiamo fare distinguo su chi c'era e chi non c'era. Purtroppo le cose vanno così. Magari in un'altra realtà Van Gerwen è scivolato dalle scalette e dopo tra un set e l'altro si è rotto un braccio. Qui si è preso il Covid, quindi non possiamo dire se. Ah, ripeto, Van Gerwen è come dire Cizzi o altri, eh? Cioè, intendiamoci. Ma per me non c'era l'asterisco neanche quando lui ha vinto lo UK Open tanti anni fa, no? Il suo primo grande trionfo. Taylor è rimasto a casa, Van Gerwen è fortunato, lui ha vinto. Problemi degli altri, onestamente, lui ha vinto. Certo. Sì, assolutamente meritato il mondiale di Peter Wright. Troppo solido. Vero, sono assolutamente d'accordo, anche se, come abbiamo già detto, per Smith mi è dispiaciuto veramente tanto, perché Smith meritava ugualmente, secondo me, di vincere, anche perché ha buttato fuori Clayton, ha buttato fuori Gavin Price, ha buttato fuori comunque Wade, che un pochino per caso si è trovato lì, ma comunque l'ha battuto, quindi comunque ha avuto un tabellone veramente complicato, e dispiace proprio umanamente, l'ho anche scritto oggi sulla pagina, ho letto il post, mi è proprio dispiaciuto umanamente vedere Smith in lacrime a fine partita, giurdo? Jacopo con Wade aveva 16 precedenti, 15 perse e una vinta, e quindi Sì, era no, per anche quello, per quello. aveva fatto anche quel click mentale giusto per affrontare la partita. Ma Parlando senti, di Smith, però, Jacopo, dimmi, ah dimmi no, Marco, dimmi. vogliamo parlare dei danni che ha fatto Van Barneveld in questo mondiale? Dopo che ci hanno fatto due palle così a Sky per averlo, che Simon giustamente si arrabbiava e quindi Simon fa: "Ah, ha perso, così Sky non ci rompe più le scatole", e invece. E la vendetta di Van Barneveld, come quella di Montezuma, è arrivata nei giorni successivi, stendendo diversi giocatori, tra cui buona parte del campo olandese e Cizzi. No, ma infatti di Barney volevo parlare prima, però dopo, scusami, però comunque sì, un Barney che ha lasciato il segno in questo mondiale e non in pedana, pur avendo giocato delle partite più che discrete alla fine. Però volevo chiudere il discorso della finale mondiale. Ho parlato di Wright, volevo parlare anche di Smith, Simon, perché questo era l'angolo che ti godevi quando Taylor perdeva le finali, parliamo di Poscals 5-6 anni fa, le critiche, insomma, è il tuo angolo questo. Abbiamo elogiato tutto il torneo Smith per una cosa fondamentalmente, ossia il checkout con la terza freccia. Li ha sempre fatti contro Price, contro Clayton, contro Wade. È mancato in finale, ma è mancato di più la tecnica e la testa, secondo te, in finale a Smith. Ma diciamo, la tecnica non è che può scomparire da un giorno all'altro, è mancata la capacità di gestire la pressione di una finale del mondiale. Quando stavamo presentando la finale su Twitter, c'era una statistica che
era abbastanza clamorosa. Smith si è presentato alla finale col 48% ai doppi, che per il tipo di giocatore è una percentuale molto elevata, però sull'ultima freccia era addirittura il 53%. In finale non credo sia stato nemmeno al 30%, se c'è arrivato. È una sconfitta che ci sta, nel senso, si può perdere una finale del campionato del mondo contro Peter Wright, che ti gioca in quel modo. Però tutti quanti i complimenti che abbiamo fatto a Smith per come aveva gestito le partite in questo mondiale contro Clayton e soprattutto contro Price, in cui era stato sempre bravo a recuperare gli svantaggi, a gestire le fasi del match in cui magari aveva sprecato un'occasione ed era stato punito ed era sempre tornato fortissimo il set dopo. In questa finale sono venuti meno, perché è partito male, che era la cosa che assolutamente non doveva fare, perché non doveva dare vantaggio a Peter Wright. È stato bravo a riportarsi sul 2-2 e l'errore più grave secondo me è stato quello di non uccidere la partita una volta che era andata avanti 4-3. Aveva giocato un sesto e un settimo set molto molto solidi, ritrovando anche buona precisione in doppia, e quello era il momento in cui doveva uccidere la partita. Wright veniva da un set giocato a 85 di media, era in crisi totale, stava cambiando frecce praticamente ogni leg, e quello era il momento in cui Smith poteva probabilmente chiudere la partita se avesse mantenuto un buon livello di gioco. Invece ha avuto un set con un passaggio a vuoto, è iniziato subito malissimo concedendo un break in 16 frecce a Wright, e da lì poi la partita è decisamente cambiata. Ha avuto di nuovo occasioni, perché è andata avanti 5-4 su diciamo un leg terribile di Wright, si è portato avanti 2-0, però poi è arrivata l'accelerazione finale di Wright, che gli va dato ampiamente merito, perché ha giocato gli ultimi 10 leg a 113 di media, vincendo 9 degli ultimi 10 leg con 3 leg in 12, una marea di 13 e 14 frecce. Simile anche a quello che successe poi nel Grand Slam of Darts quest'anno, con Wright che vinse gli ultimi 8 leg di fila da 12-8 sotto contro Smith, giocando anche lì a 115 di media. Era sempre una cosa possibile. Ieri io sono rimasto stupito, perché Wright non dava alcun segnale di avere quel tipo di progressione nel suo bagaglio, però Smith la partita l'ha persa soprattutto in quella fase centrale, e come dici te, poi anche verso la fine ha avuto delle sporadiche frecce ai doppi, al pull, al doppio 20, ma la zona chiusura l'ho assistito molto poco, che secondo me rimarrà sempre il punto debole di Smith, e quindi quello che manca per me per vincere questo campionato del mondo, e quello che avrebbe dovuto vincere, sarebbe stato, e sembra sì strano, lo dico perché ha fatto il record di 180, ma gli sarebbe servito più power scoring, perché Smith si deve comprare a forza di tripli 20, si deve prendere più spazio sui doppi, e non può essere sempre così sotto pressione. Quindi appena cala leggermente sui tripli e si va a trovare sotto pressione, arriva il momento in cui poi i doppi non entrano e gli avversari lo puniscono. Questo tipo di percentuale doppi non sono sostenibili, neanche i Taylor e i Van Gerwen riescono a tenere sopra il 50% ai doppi sul lungo periodo. Ci sarà sempre una regressione verso la media, e ci sarà sempre, soprattutto quando succede che ti giochi una finale del mondiale, che è il tuo sogno da sempre, e senti di più la pressione. E quindi, del rispetto al miglior Smith, perché quello che abbiamo visto in questo mondiale secondo me è un ottimo Smith, un giocatore molto maturo, ma non è il miglior Smith, perché a livello di power scoring può fare molto meglio di quello che ha fatto vedere nel mondiale. Giurdo, parlando sempre di Smith, dopo a completare anche un attimo il discorso di Simon, commentando il mondiale insieme a te, insieme anche agli altri ragazzi, ho sempre detto: io finché Smith non mette la freccia alla doppia per vincere il mondiale, io non ci credo che Smith vinca il mondiale, per i motivi che ha detto Simon. Può giocare come contro Clayton e divinamente, può vincere la guerra contro Price, aperta e chiusa parentesi, Price ha sbagliato due frecce per vincere la partita, comunque se chiude quei due frecce, bella favola, e Smith a casa. Alla fine si è verificato quello che è successo, 5-4, tiri per primo, spenta la luce, grande Wright, niente da dire, e Smith a casa.
Sì, c'è anche da dire che Wade ha sbagliato due doppi 20, uno per il due pari e uno più avanti nei set. Due doppi 20 hanno deciso anche la semifinale con Wade. Però vabbè, Wade era sottotono dall'inizio del mondiale, quindi non ci aspettavamo grandi cose. Però sono state due frecce che hanno deciso quella partita. E sono d'accordo con Simon che è mancato veramente un po' di power scoring a Smith. È stato fortissimo più in doppia che in tripla perché è arrivato in finale con 45%, però se avesse avuto un power scoring più potente, come ci ha fatto vedere in tanti altri tornei, probabilmente poteva permettersi qualche errore in più e gestire meglio la fase finale della finale per vincere il mondiale. Però Peter Wright l'ha già fatta due volte questa accelerata proprio contro Smith. Sembra quasi inconsapevole di quello che sta facendo. A un certo punto gioca sempre meglio e quel 113-114 di average che ha avuto negli ultimi 10 leg avrebbe vinto con chiunque in quel momento. E quindi anche forse con il miglior Taylor, mi viene da dire, o con il miglior Van Gerwen, perché comunque 113-114 sono numeri da capogiro. Quindi questo Peter Wright ha raggiunto una maturità, una forza mentale, una potenza incredibile e forse anche il miglior Smith si poteva arrivare in fondo vicino, ma magari la finale l'avrebbe persa lo stesso. Marco, te che sei anche uno che guarda tutti gli aspetti delle varie cose, secondo te Smith avrebbe bisogno di psicologo? Perché Non lo so, è Jacopo. una domanda che ci fanno qua nei commenti. Sì, Walter, non lo non so, è ti lui. dico cosa. Sì, la domanda è interessantissima. Io purtroppo sono fermamente convinto delle cose che uno può misurare. E delle cose che non può misurare, le cose che non si possono misurare, i cosiddetti intangibili, che sono famosi in tanti sport, anche nelle freccette, purtroppo per limitazione personale non mi ha sentito dare un giudizio su queste cose che non posso stabilire se sono efficaci o meno. C'è da dire che però abbiamo visto ieri sera un giocatore, nel particolar modo Smith in questo caso, sembrava chiaramente che nel momento in cui si percepiva che la partita potesse volgere a suo favore, dare lo strappo decisivo per la vittoria, andare in tilt proprio in quei momenti. E c'è stato un momento, abbiamo parlato in privato ieri sera, nella quale io ho scritto a Simon e a Jacopo: la partita è finita perché Wright sembrava veramente morto. Le sfercette non arrivavano almeno al triplo 20. Era qualcosa di, e io dico, un giocatore in queste condizioni non penso riesca a vincere la finale, no? E poi Smith ha cominciato anche prima dell'allungo decisivo di Wright, nel quale ha giocato benissimo, ma proprio anche quando Wright stava giocando male, Smith a sua volta non è riuscito a dare il colpo di grazia che sarebbe stato letale per quanto mi riguarda, perché Wright non sarebbe più rientrato in partita. Non so come. Insomma, parliamoci chiaro: Smith non è un anno che gioca, sono tanti anni che fa il professionista, sono tanti anni che gioca tornei in tutto il mondo, ha fatto delle finali, la maggior parte purtroppo le ha perse. Ha Sì, vinto solo quello che Simon ha chiamato il torneo del condominio, a Shanghai, se non sbaglio. Quindi non so, di certo se non si è giocatori anche preparati alla vita di un torneo a settimana, anche di più, arrivato a questo punto dubito che lui abbia, non dico bisogno di una grossa mano a livello, è semplicemente le finali sono anche delle partite un po' 50-50, sono partite singole, spesso fra giocatori di altissimo livello, perciò capita in molti sport, anche nelle freccette, che ci sia quello o anche certe squadre che sono famose per perdere, arrivare in finale e poi perdere. Non so, Smith è ancora giovanissimo, tra l'altro, perciò io magari ne parlavamo proprio pochi po po ieri, ma anche in queste settimane. Ci ricordiamo tutti, Wright, pur non avendo la fama del bottler, era però quel giocatore che tu vedevi sempre nel field, dicevi sì,
ti arriva in semifinale, magari fa anche la finale, ma non vince. Ma no, perché semplicemente magari faceva le finali, gli capitava Van Gerwen. E io mi ricordo quella finale che io e Simon abbiamo visto in treno, insieme, abbiamo seguito in treno con live score del World Series Finals, se non sbaglio, dove stava vincendo, e poi Van Gerwen gli ha fatto due leg in 10 frecce di fila, uno dopo e l'ha battuto, no? E quindi ci dicevamo tanti anni fa, ma Wright che vince un mondiale è impossibile. Adesso siamo qui con Wright con due mondiali in tasca, vinti entrambi alla grande, e soprattutto, come ha detto giustamente Simon anche l'altra sera, un giocatore che negli ultimi 2 o 3 anni ha messo in chiaro la sua posizione come uno dei giocatori più forti di sempre delle freccette. Punto. Non si scappa. Però 5-6 anni fa, una cosa del genere ti ridevi in faccia, no? Quindi per Smith ancora il tempo c'è, cioè assolutamente. La cosa che lui deve fare, chiaramente, è, come si dice sempre in questi casi, subito il prossimo torneo, subito tornare in pedana al Master, dove parteciperà probabilmente, probabilmente anche in Premier League, che sappiamo, Simon, sì, lo so, è un torneo, lascia il tempo che trova. Deve andare a giocare al massimo. L'unica cosa, io, ecco, apro una piccolissima parentesi, mi fa veramente imbestialire quando sento parlare nel calcio squadre che ama la Coppa Italia e mettiamo le riserve, ama l'Europa League e mettiamo le riserve. L'unica cosa che ti abitua a vincere è vincere, devi vincere tutto, devi No. essere un cannibale, devi portare a casa anche il trofeo del manco del condominio, del sottoscala. Solo quello ti abitua a gestire questi momenti difficili. Poi chiaramente la finale del mondiale è la finale del mondiale, però intanto cominci a vincere UK, come ha fatto Wright, vince UK Open, vinci il mondiale, poi cominci a vincere il match play, vince l'altro mondiale. Quando cominci a vincere, veramente, ne diciamo anche ieri, magari vinci il primo mondiale, che per carità basta anche vincerne uno, sarebbe un trionfo assoluto, ti si sblocca qualcosa. Wright, dopo quel mondiale vinto, è veramente diventato un altro giocatore. Ma pensa, Marco, una piccola parentesi, sai dov'ero quando Smith vinse l'unico torneo televisivo World Series a Shanghai? Era a Dov'eri? Tallinn a vedere le varie a Tallinn Dundalk di Europa League. Me lo Ecco, hai ricordo, visto? abbiamo visto Do la finale in aeroporto per tornare a casa. Vabbè, a parte sta cazzata, c'è il nostro amico che saluta soprattutto Simon, perché non lo vede da una vita, giuro, ti saluto anche te, ma lo vedi sempre, parlo di Samuele Casotto, ovviamente saluto anch'io. Oh, immenso grande Casotto, Eh che sì, leggenda. esatto. Che Samu dice: questa sconfitta di Smith gli servirà per migliorarsi o secondo voi lo butterà nel baratro? Ma secondo me va avanti così, cioè, tranquillamente. Io volevo agganciarmi a quello che stava dicendo Marco, perché sono d'accordo e mi ricordo che l'abbiamo detto forse in un podcast 5-6 anni fa e ovviamente il tempo mi ha dato torto, perché credo dissi che se Smith non avesse vinto un mondiale nei prossimi 5 anni avrei smesso di parlare di freccette, una cosa del genere, e invece sono qui ancora a parlare e Smith non ha vinto il mondiale. Fatto due finali per... Sì, però ha fatto due finali e diciamo è ancora giovane, come dice Marco. Giovane soprattutto da un punto di vista che nelle freccette c'è una carriera molto lunga e le cose possono cambiare. Quindi bisogna sempre essere attenti ad avere giudizi definitivi che valgono per i prossimi 10-15 anni. Perché 3 anni fa tutti quanti dicevano che Van Gerwen avrebbe vinto 15 mondiali e avrebbe battuto il record di Taylor. E adesso invece ci chiediamo: Van Gerwen vincerà mai un altro torneo che conta più del torneo del condominio? E Smith, secondo me, già quest'anno ha provato, ha dato maturità perché negli ultimi tornei, non so se con l'aiuto con un mental coach o no, ha decisamente cambiato la gestione delle proprie emozioni in pedana, essendo molto meno negativo, cercando di controllare più le emozioni. E poi, come dice giustamente Marco, la pressione di una finale del mondiale, la finale del mondiale, cioè il match play, Grand Slam of Darts, sono tornei importantissimi quando sei in pedana, giochi per vincere, le frecce le devi tirare, se il braccio ti trema, il doppio
doppio non lo prendi, ma la pressione che i giocatori hanno al campionato del mondo è qualcosa di imparagonabile rispetto agli altri tornei. E Smith avrà sicuramente dei brutti giorni nelle prossime settimane per recuperare della delusione, però il talento c'è, la voglia di vincere secondo me c'è, è uno dei giocatori che anche si allena di più, si impegna di più, e quindi io sono sicuro che il prossimo anno sarà un altro buon anno per Smith, e spero per lui che riesca a vincere almeno un torneo televisivo di buon livello. Poi questo mi porterebbe a parlare di un'altra cosa, che però la lascio per dopo, che è collegata allo psicologo e ai miglioramenti che Smith potrebbe fare, ma non è solo relativa a Smith. Mi sembra che ne parlavamo un paio di settimane fa quando discutevamo di professionismo o no, però Smith fra i tanti giocatori credo sia uno di quelli, nonostante magari venga accusato di non essere particolarmente brillante, sicuramente più dedicati al professionismo tra le freccette, e quindi sono sicuro che sul lungo periodo alla fine porterà a casa un mondiale e inizierà a vincere qualcosa. Al massimo lo mandiamo da Hypnotarso, te lo ricordi Hypnotarso, no? Che aveva salvato le carriere di alcuni giocatori della BDO, mi ricordo. Scott Mitchell vinse un mondiale, secondo lui, un torneo dell'Exide, l'avrei dovuto un mondiale, ha vinto il mondiale, dai, su. Durdo, per chiudere su Smith, la tua, dai, perché altrimenti facciamo podcast su Michael Smith. Esatto, allora, secondo me Smith manca solo una vittoria, si deve sbloccare, vincere un torneo televisivo, magari rifare un percorso simile a quello di Peter Wright, dove è andato a vincere lo UK Open, ma aveva già perso tanti tornei prima, poi da lì si è sbloccato piano piano, ha troppo talento non posso credere che non riesca a vincere un torneo televisivo già quest'anno o l'anno prossimo. È troppo talento, troppe triple, troppe giocate da campione, troppo costante in alcuni momenti, e quindi è veramente impossibile pensare che non possa vincere. Quindi ha solo bisogno di quel click mentale, di fare una vittoria. Quando fai una vittoria importante, inizi già a presentarti al torneo successivo con una testa diversa, e questo può essere il percorso che hanno fatto tanti sportivi in tanti sport, essere lì fino a quando non arriva la vittoria. Dopo si può far filotto e vincere 3-4 di fila, o comunque 3-4 importanti nel giro di un anno, due anni. Secondo me manca solo la vittoria a Michael Smith, non ci sono altre cose che mancano ad un talento, a un fenomeno del genere. Diciamo che Michael Smith ha 31 anni, eh? 31, io ce ne ho 33, lui ce ne ha... Se io sono finito, traduce a 31, la ragazzi. Domanda, Marco, cioè... a te hai mai iniziato però a giocare a freccette nel mondiale? Quindi. No, però ecco, dai, 31 anni, ragazzi, specialmente come diciamo prima nelle freccette, 31 anni è praticamente un ragazzino. Esatto. Diciamo che sicuramente Michael Smith non è Kirk Shepard, per chiudere il discorso, dai. Ah, vabbè. Vabbè. Allora ragazzi, non vento nemmeno, guarda. Esatto. Allora chiudiamo il discorso su Snakebite e su Bully Boy, e ne apriamo uno su Gary Anderson, perché la sparo. Il mondiale di Gary Anderson del 2022, ormai vabbè faccio fatica, però comunque il 2022 di quest'anno è stato meglio anche di quello dell'anno precedente, che ha fatto finale. Mi ha proprio convinto per il percorso di Gary Anderson, per come ha cambiato passo, ricordando che Anderson, se non avesse giocato contro il botte per eccellenza, ossia Ian White, sarebbe andato fuori al secondo turno, ma quello è un altro discorso. Da quel momento in poi lì, Cross, Humphries e partitone con Wright, tanta roba Gary. Parto io, così dopo vi saluto che ho da fare. Devo andare a salutare i ragazzi alla Palusa, una corsa. Allora, salutali tutti, visto che ci siamo. Okay. Allora, come ho detto anche nei commenti, secondo me Gary Anderson ha una capacità che in pochi hanno. Io lo immagino in questa maniera, che lui sta 6 mesi senza giocare a frecce, a casa sul divano, arriva a Van Gerwen in salotto, inizia a giocare a 110 di average, lui parte piano piano, alla fine si mette lì a fianco e gioca anche lui. Ha una capacità incredibile di adeguarsi al livello dell'avversario.
tante volte anche in maniera negativa, nel senso che se uno gioca male, lui non fa magari il partitone da 100 l'avversario a 80, e magari rischia anche di perdere, e quindi mi potrebbe essere anche questo un motivo perché magari salta tanti tornei floor o tanti player champions, perché proprio non riesce a dare il meglio quando gioca con giocatori mediocri, senza offendere nessuno. Però ogni volta che ha giocato con un fenomeno, anche se veniva da una partita che aveva giocato a 10 punti in meno di average, riesce sempre ad adeguarsi. Magari ci mette qualche leg, però riesce sempre a dire la sua, magari anche perdendo, ma riesce sempre ad adeguarsi al livello dell'avversario. E quindi questo, anche questo, sotto un altro punto di vista rispetto a quello di Smith, è da fenomeno, è da alieno, è da extraterrestre, e ci sta tutto. È una capacità incredibile, appunto, di alzare il livello quando conta. Quando c'era a far spettacolo Gary Anderson, cioè, io non mi ricordo che Gary avesse perso una partita dove non ha mai giocato, dove non ha fatto vedere niente di buono, dove ha perso 6-0. Io non me la ricordo, specialmente nei termini televisivi. Lui è sempre pronto, anche se arriva da un mese che zoppicava o che ha avuto problemi di qualsiasi genere. Simon. E beh, se parto dalla tua provocazione, non sono sicuro se il 2021 fosse meglio del 2022. Sicuramente in termini di quello che mi ha sorpreso di più, la prestazione di quest'anno di Gary Anderson è stata veramente importante. Perché veniva da una stagione in cui aveva giocato poco male, perso ovunque, e sembrava essere, e sembra essere in generale, come dice anche Giurdo, un giocatore ormai da grandi salotti, ma ben poco interessato a diciamo sporcarsi le mani, che al punto della carriera di Gary Anderson francamente ci sta pure. Un giocatore che ha vinto due campionati del mondo, credo che dalle freccette abbia ricevuto più di quanto probabilmente si aspettasse, specialmente dopo una fase molto difficile della sua carriera, e si è visto in questo mondiale proprio il divertimento negli occhi di Gary Anderson, la felicità di essere parte di partite lottate di grande livello, e i numeri che ha fatto vedere soprattutto contro Wright sono stati veramente di un giocatore di classe immensa. Ma del resto stiamo parlando di uno dei giocatori più forti dell'ultimo decennio, degli ultimi 7-8 anni. Al mondiale negli ultimi 7-8 anni ci sono pochi giocatori che hanno un ruolino di marcia migliore di Gary Anderson, se non nessuno, direi, neanche Van Gerwen probabilmente, in termini di vittorie finali. Poco da criticare, che Gary Anderson non si può criticare, può fare quello che vuole. Non credo che tornerà ad essere un giocatore che sarà competitivo per le vittorie nei tornei televisivi mese dopo mese. Il torneo del calendario della PTC è anche un calendario molto dispendioso dal punto di vista delle energie, però quando c'è la grande occasione, quindi soprattutto quando c'è il campionato del mondo, Gary Anderson sarà sempre presente. Sì, ha rischiato di uscire al primo turno, ma perché? Perché gioca poco, si allena poco, quindi ovviamente nelle prime fasi del torneo può essere un po' più arrugginito, però poi quando riesce a mettere in marcia il livello di gioco, quando gioca partita dopo partita e le giornate diventano più compresse, stiamo parlando di un giocatore di una classe infinita. E non vorresti mai incontrare Gary Anderson in un campionato del mondo. È uno di quei giocatori che non credo nessuno dica: ah, che bel sorteggio che ha avuto, perché sai che se alzi il livello di gioco lui risponderà. Poi magari sbaglia il doppio, ha il passaggio al vuoto e non vince, oppure semplicemente trova un Peter Wright ispiratissimo a 104 media e lo batte. Però stiamo parlando di un giocatore veramente immenso.
Come dicevamo prima, che Wright, diciamo, con questa vittoria è entrato in pieno diritto nell'Olimpo dei migliori di sempre, perché Gary Anderson già ci stava in questo Olimpo e nessuno lo potrà mai togliere. Ragazzi, io vado. Grazie, ci vediamo al Grazie, Giurdo, un prossimo. abbraccio. Volevo salutare, Vento! fammi salutare Giorgio Basile, Dario Mastroianni, Andrea Carbonari e Nicola Secchi, che sono il gruppo di Dazon che segue le freccette, che secondo me ha lavorato molto bene quest'anno. I risultati li avete visti tutti, su tutte le pagine, su tutti i siti e sull'asta di Dazon su Twitter. E quindi ringrazio tutti quelli che hanno sentito il mondiale e ringrazio anche voi che siete esperti in materia e molto appassionati di questo sport bellissimo, e che continuate così e speriamo che le federazioni riescano a capire queste cose e fare qualcosa in più. Ciao a tutti. Giurdo, Giurdo, Ciao Giurdo. Giurdo! Dimmi, dimmi. Dal pubblico ci reclama un 180. Devo fare L'ultimo 180. 180. Devi fare un 180, sì. Se lo Dovete reclama. fare triplo 20, triplo 20 voi, dai. 180! Triplo 20. Triplo 20. Ciao. Giurdo. Ciao Notte. Giurdo. Ed eccolo qua. Ringraziamo Giurdo che ha partecipato. Marco, abbiamo visto Criceto. No, un cane, che criceto. Non avevi criceto una volta? Era un criceto. Ma non avevi criceto una volta? Ma sì, ma tanti anni fa. Guardate, qui sta cadendo Ormai tutto. 35 anni, per forza che c'era il criceto. No, oddio. Che quando Giurdo è entrato mi ha tipo cambiato l'angolatura della telecamera. Ecco, Siamo ci siamo tornati un'altra a volta. proprio da zero. No, è che c'ho il cane che voleva che io la rincorressi, ma chiaramente non è il momento giusto. Quindi Marco, se vuoi vada via aggiungere qualcosa sconfitta. su Anderson? Ma Anderson è uno di quei giocatori, ne parlavo anche quando ho visto il primo turno del campionato, il primo giorno proprio, no? Quando c'era Adrian Lewis in pedana e stavo guardando stavo guardando le partite a casa del nostro amico. Te lo so, te lo ricordi, Jacopo, il mitico Riazor, Certo che tifosissimo sono del di Villarreal, no? Azzorra, Gli ho detto, ora, Madonna. lui non sa nulla di freccette. Io ho detto, ma ora vedrai questo Adrian Lewis, è uno dei giocatori più brutti da vedere giocare in pedana. Sembra che gli manca costantemente l'aria, sa. Ogni freccetta sa così, no? E se tu invece dicessi, qual è l'opposto del giocatore bello? Anderson. E Van Barneveld quando gli va a giocare sono quei giocatori che tu guarderesti per ore anche se non stanno giocando bene. E quindi mi ha fatto veramente piacere vedere un Anderson in forma che se l'è giocata. Ora forse l'ha giocato meglio, forse l'anno scorso ha fatto meglio, non lo so, vediamo. Comunque, in ogni caso, un giocatore che fa finale e poi semifinale l'anno dopo lo volevo dire io, sono anticipato, uno di quei giocatori che non vorrei mai incontrare in un torneo che conta, perché è veramente una brutta serata se lo incontri, ecco. Vero, vero. Un grande torneo di Gary Anderson, mi è piaciuto veramente molto, mi ha fatto molto piacere vederlo ancora così competitivo. Grande, grande Gary Anderson. Wade non ne parliamo, però dai, si è trovato lì per caso, cioè Vabbè, non è senti, niente. Wade contro King, devo dire, è una di quelle partite che non so, cioè, Avrebbe sono quelle cose che non sfigurato vuoi. anche a Lakeside, diciamo. Sì, lo diciamo. No, io non voglio, non ho nulla contro James Wade, che è un giocatore che, tra l'altro, se Jacopo si ricorda, non apprezzavo particolarmente tanti anni fa, e adesso invece lo apprezzo con molto di più. E invece King è uno di quei giocatori che non mi è mai piaciuto né dall'inizio e continua a non piacermi adesso, ma che nel 2021, quasi 2022, ci siamo dovuti subire sul palcoscenico mondiale Wade contro King, lo reputo un'offesa Sì. proprio, un'offesa, punto, un'offesa a tutto. Ma meno, io per un attimo ho avuto paura di avere un King in finale. C'era un No. momento del torneo nel quale temevo che potesse accadere, no? Però ecco, no, veramente è un giocatore proprio che non ti ispira nulla. Io preferisco quei giocatori che mi sono antipatici, che
almeno c'è un interesse nel vedere la partita a quei giocatori che non mi sa proprio di nulla. E King mi sa proprio di niente. È uno di quei giocatori che non ha sapore. È uno di quei giocatori, cioè, tu ti chiami Mervyn King. Qual è il tuo soprannome? The Royal, His Highness? No, The King. Una cosa proprio lo identifica perfettamente. Il giocatore anonimo, poi bravissimo, per carità. Fatto Nine Darter in carriera a South African Open tanti anni fa, un giocatore che è sempre lì, questo gli va dato atto tutti questi anni, però basta, veramente, basta, basta. Non volevo parlare di Wade perché non credo che sia un argomento molto interessante per il nostro pubblico, credo che per King ancora meno, però mi sento quasi in dovere di spezzare una lancia in favore di King, perché alla fine Vai, le vai. partite le ha vinte. No, e soprattutto, lo so che questo magari è per appassionati di freccette un po' datati, però King è stato un grandissimo giocatore, è stato uno dei migliori al mondo nella BDO per tantissimi anni e ha anche raggiunto livelli molto alti nella PDC quando fece lo switch dalla BDO alla PDC nel 2008, 2009, 2010. Quindi è difficile criticare King a livello di come giocatore e come carriera, perché stiamo parlando di un grandissimo. Poi magari ognuno ha i suoi gusti. Oh, sono passati 50 minuti e finalmente parliamo di lui. Abbiamo solamente citato all'inizio quando Simon gli ha fregato il posto in corsia al supermercato, quella volta lì, e non si è preso un cazzotto in muso. Parliamo di Gervin Price. Al netto di tutto, delle polemiche, delle sue storie su Instagram in cui si lamenta, del pubblico che gli urlava che andava a trombarsi le pecore, tutto quello che volete. Datemi un giudizio sul mondiale di Gervin Price. Simon. Ah, un mondiale da 6 per me di Price. Non mi sento di criticarlo troppo. Non si è presentato a questo mondiale nelle migliori condizioni. Mi sembra abbastanza lampante. Ha rischiato di perdere contro Ibrex, una partita non di livello pazzesco, ma abbastanza, diciamo, divertente da seguire, però tecnicamente non tra le migliori. E poi contro Smith nei quarti di finale ha giocato una buona partita, ma sicuramente non era il miglior Price. Gli va dato merito che, nonostante palesemente non avesse diciamo le migliori sensazioni in pedana, non fosse centrato come l'abbiamo visto in altre occasioni, anche in questa stagione o lo scorso mondiale, alla fine ha avuto due frecce per il match contro un giocatore che giocava a 102 di media. Quindi non mi sento di criticare eccessivamente il mondiale di Price, anche perché stiamo parlando di un momento storico delle freccette dove non c'è nessuno ai livelli del Taylor dei tempi d'oro, del Van Gerwen dominante di quel triennio, e ci sono tantissimi giocatori invece capaci di giocare ad alto, alto livello, anche in format molto lunghi, che i margini fra una vittoria e una sconfitta sono molto, molto piccoli. Ovvio, per il campione in carica c'è un solo risultato che può essere soddisfacente, qualsiasi altra cosa ovviamente è una sconfitta, però alla fine secondo me Price ha dato ancora una volta dimostrazione di essere un giocatore dal grandissimo carattere, capace anche di contrastare le avversità ambientali di un pubblico che sicuramente non ha reso la sua esperienza molto facile. Poi non ha perso contro Smith per colpa del pubblico, queste stronzate proprio non le voglio nemmeno discutere. Però sì, nel senso, alla fine ha perso i quarti di finale, quindi un risultato che ci sta, non può essere super soddisfatto. Ci aspettiamo un Price molto più forte, però poteva pure perdere e giocare molto peggio. Quindi, nel complesso, secondo me, un mondiale da 6, ovviamente da un giocatore che è il numero uno del mondo, che ha dimostrato di riuscire a giocare a livello molto superiore, ci si aspetta di più nel torneo più importante. Sicuramente grandi rimpianti per lui, perché in una stagione nel complesso positiva, non pazzesca, ma positiva, perché comunque ha preso anche lui la sua bella sfilza di sconfittine nei tornei che contano, però poi comunque ha rivinto il Grand Slam of Darts, e Price, secondo me, in questo mondiale arrivava da primo favorito per le quote, cosa non banale, visto che Van Gerwen è stato favorito per i bookmakers
diciamo da sempre, quando Taylor poi non era più lui. Però la sconfitta contro Smith non mi sento di criticarla troppo, onestamente. Marco? No, sono d'accordo con Simon, nel senso che è veramente questo, tra l'altro, io preferisco questi momenti, magari dove non c'è un dominatore assoluto, ma c'è un po' più di incertezza, magari con un livello un po' più basso, perché è bello vedere tanti diversi vincitori nei vari tornei, e non sai mai chi vince o chi può arrivare in finale. Non penso che il mondiale di Price sia da buttare, poteva andare in tanti modi diversi, anche perché la partita che ha perso poteva essere decisamente con altro risultato. Due match d'art, se non sbaglio, ha fallito, o una contro due match d'art, quindi potremmo parlare di un'altra cosa. Tirate adesso molto male, tra l'altro, molto molto male, esattamente. Poi indegna, lo sapete che io ho particolare passione per questi giocatori un pochino più outspoken, come si dice in inglese, no? Poi lui ha bisogno di una bella lezione di geografia, perché ha chiamato ha detto il mondiale va fatto in vari paesi: Galles, Irlanda del Nord, Scozia, Inghilterra e Europa. Quindi sì. magari intendeva come gli europei di calcio itinerante fanno un quarto di finale a Baku, un altro quarto e lo fanno a Copenaghen. Vabbè, guarda, io vorrei proprio vedere un bel mondiale di freccette a Baku. Io sono stato a Baku, penso, c'erano le freccette sull'ostello dove eravamo, ed erano quelle tirassegno con scritto 10, 25. Ah, 100. ho capito, tipo il tiro con l'arco alle Olimpiadi. No, beh, dai, comunque sì. Non possiamo... Price... questo mondiale lo poteva vincere, non l'ho vinto, ma non ne farei un dramma, anche perché la partita è stata molto bella, ha perso contro un giocatore di assoluto livello come Smith, perciò non penso che... Sì, chiaramente lui non sarà felice di aver perso, poi... Ecco, una cosa che lui deve evitare, magari specialmente in questo mondiale, ne abbiamo parlato ieri in privato, ma è stato chiaro che il fatto di avere limitazioni sul viaggio ha reso il pubblico dell'Alexandra Palace quest'anno molto pro i giocatori inglesi, quindi forse quest'anno le due o tre mosse che ha avuto contro il pubblico già non è particolarmente amato, ma un pubblico completamente pro inglese. Ieri hanno fischiato Peter Wright, no, cioè proprio un giocatore che è amatissimo da tutti, perciò figuratevi, c'erano due o tre coraggiosi dietro la telecamera con la bandiera della Scozia, ma non credo che abbiano avuto momenti facili durante la finale. Ecco, quindi sì, deve un po' migliorare su queste cose. Sappiamo che proprio questi giocatori è un po' difficile, se sei fatto così è difficile, forse magari con un po' di maturità potrebbe. Poi il campione del mondo non deve dimostrare niente a nessuno, insomma, ha già vinto un mondiale, perciò ben vengano questi giocatori un po' così, non si può lamentare, vedremo. C'è tanta attesa per questa stagione che sta avvenendo, ragazzi, perché il mondiale vinto da Wright in ogni caso è stato un mondiale combattutissimo, abbiamo detto prima, e quindi ancora c'è questo vuoto di potere. Chissà se rimarrà questa incertezza, se qualcuno di questi giocatori, o magari un outsider, riuscirà a fare il salto di qualità definitivo, mettersi in questa lista di nomi che prima di ogni torneo può vincere, oppure se qualcuno farà veramente, diventerà il dominatore, chi lo sa. Tante incertezze, anche sul fatto dei vari tornei, come verranno strutturati. Sappiamo che la Premier League tradizionalmente rilascia i nomi dei giocatori dopo il mondiale, non li sappiamo ancora, per svariati motivi, alcuni più legittimi di altri, alcuni più credibili di altri. Vedremo, perché si prospetta una stagione interessantissima. Io onestamente sono impaziente della Q-School e del Master soprattutto, perché secondo me sarà già un torneo molto interessante da vedere anche come si comporta. Io per esempio quest'anno mi aspetto veramente molto da Ryan Searle, secondo me, anche se dovesse vincere contro King, dopo aver battuto King dovrà incontrare Price al Master, quindi subito un ostacolo difficilissimo, però è un giocatore che secondo me potrebbe fare un bel salto di qualità quest'anno. Ce ne sono tanti altri ovviamente,
Però dire Riz è assolutamente banale e scontato, poi vediamo, perché io mi ricordo Max Hopp che sembrava dover diventare il messia delle Vai, freccette e poi... no, 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 Allora... scusate, scusate, ma Max Hopp non ha mai vinto Marco, il stai titolare in divagando. vita sua, non ha mai giocato un mondiale a questo livello, arrivando ai quarti, quasi battendo Peter Wright, cioè proprio non mi sembra un Però paragone. Ryan si è Una dato. Marco, volta, una volta, una volta. se mi permetti una cosa, chiudiamo il discorso Dimmi. Pride, no? Perché no, abbiamo da parlare di tre cose, da qui adesso, poi visto che siamo dopo l'ora, andiamo un attimo più veloci, vi chiedo, e dopo buttiamo su Infernatura sulla Premier League. Volevo dire la mia su Gervin Price, però. Gervin Price, ragazzi, deve rimanere quello che è. Gervin Price è così, prendere o lasciare. O lo ami o lo odi. Tanta gente gli sta su quel posto ed è comprensibile perché Price fa di tutto per non farsi amare, ma un personaggio come Price serve al mondo delle freccette. Punto. Io sono d'accordo, nel senso io non dico che Price deve cambiare, assolutamente, francamente se la gente lo trova antipatico, ma problemi della gente, nel senso Price deve essere Price, non c'è alcun motivo per cui debba stare simpatico. Francamente Taylor era una delle persone secondo me più antipatiche del mondo, della storia dell'umanità. Poi un grandissimo campione e la gente lo amava anche perché giocava benissimo, però tutti lo detestavano, soprattutto chi lo conosceva bene da vicino. E Price, secondo me, quello che deve capire, e io non ho la risposta, è semplicemente come ottimizzare le sue chance di vittoria. Perché nella partita contro Ibrex, per esempio, che poi è riuscito a vincere, la domanda che secondo me Price si deve porre è: se io mi comporto in questo modo, mi sto dando più chance di vincere, di giocare meglio o meno? E poi ovviamente lui sarà sempre il giocatore che esulta, ma quello ci sta, nel senso, fa parte della sua personalità, e se facesse tipo versione Michael Smith, che in certe partite sembrava una mummia imbalsamato e non esultava a nulla per tenere sotto controllo le emozioni, che ha decisamente funzionato per Smith, per Price sono sicuro che non funzionerebbe, però da lì all'estremo del forzare e pensare di più al ti faccio 180 così ti esulto in faccia, non ti faccio 180 perché mi aiuta a vincere il leg, ovviamente perdi concentrazione e poi arrivi ai doppi. E no, nel senso è semplicemente un fatto, devi essere sempre consapevole della tua strategia, devi massimizzare l'obiettivo che è quello di vincere. Quindi quello che magari io chiederei a Price è semplicemente di capire meglio certe fasi del gioco. Contro Smith, secondo me, è stato perfetto, nulla da rimproverargli dal punto di vista del comportamento, semplicemente non ha avuto il livello di gioco per vincere la partita. È stato, secondo me, ancora bravissimo a mettersi in una situazione, avere match start per vincerla, non l'ha convertite, ci sta. Nel senso può capitare, però un giocatore della sua classe in futuro vincerà ancora tantissimo. Spero che il pubblico prima o poi capisca che stiamo parlando di un fuoriclasse dello sport e non dico che lo applauda, però almeno smetta di fare queste scene patetiche come abbiamo visto all'Alexandra Palace. Poi Parliamo di pagano, chiesa. possono fare quello che gli pare e chi se ne frega, Price deve essere più bravo e vincere anche contro loro. Marco, parliamo di quello che sul top 81 contro Gary Anderson in quella finale storica del Grand Slam un paio di anni fa. Price lo mettiamo da parte, ragazzi. Tanto su Price, se vogliamo fare il podcast a 30 ore, diciamo sempre le stesse cose. È impossibile parlare in maniera analitica di Michael Van Gerwen, però c'era una domanda su di lui. Ne abbiamo già parlato leggermente prima. Questo Van Gerwen, visto anche il tabellone complicato che aveva, Dove, Humphries, Grosso, Anderson e Wright, dove sarebbe potuto arrivare? Da quel pochissimo che abbiamo visto, dallo stato di forma, dal tabellone, eccetera. Per me non molto in fondo. A me non piace fare speculazioni, però le farò ovviamente. La cosa principale, non so dove sarebbe potuto arrivare, però quello che voglio dire è molto improbabile che avrebbe vinto questo mondiale, semplicemente basandoci su quello che abbiamo visto quest'anno. Per carità, parliamo di Michael Van Gerwen, uno dei giocatori più forti di sempre, che ha già vinto due campionati, tre campionati del mondo, però stiamo anche parlando di un giocatore molto diverso da quello che abbiamo visto negli anni passati. E ancora di più, quest'anno Van Gerwen è stato molto
vulnerabile, ha avuto degli ottimi picchi di gioco, è stato anche capace di battere grandissimi giocatori giocando benissimo, ma non ha mai avuto quella costanza di rendimento per poi vincere un major e per dare continuità, e i passaggi a vuoto si sono susseguiti torneo dopo torneo, partita dopo partita. Difficile immaginarlo, perché visto il livello degli avversari questo è quello che gli sarebbe servito per battere da Dobby, Humphries, Peter Wright, Smith in finale. Difficile immaginarlo trovare quattro partite di seguito dove sarebbe dovuto stare costantemente sopra il 100 di average e con ottime percentuali in doppia, perché uno dei problemi principali di Van Gerwen di quest'anno è che in doppia ci prende molto di meno di prima e sbaglia soprattutto quando è sotto pressione. Quindi non so dove sarebbe arrivato, però non era tra i miei favoriti all'inizio del torneo, anche per il tabellone molto difficile. Visto come hanno giocato gli altri, non penso che avrebbe vinto il torneo. Poi ovviamente è impossibile saperlo, non lo sapremo mai, magari si sarebbe trasformato nel Van Gerwen versione 2016-2017 e avrebbe dominato il mondiale. Però basato su quanto abbiamo visto quest'anno, difficile pensare che Van Gerwen sarebbe riuscito a vincere un mondiale così, così duro. Poi nulla è fuori dalle possibilità di un fuoriclasse assoluto come l'olandese. Marco, questo what if? Ma onestamente non mi sarei sorpreso se Van Gerwen avesse vinto il mondiale, perché sono accadute cose ben più strane nella storia delle freccette, però d'accordo con Simon, difficilmente avrebbe potuto dire la sua questo livello, però chissà, no, non lo potremo mai sapere, forse questo è anche il bello. Mi aspetto un Van Gerwen veramente indemoniato ai Master per poter... perché mi sembrava molto molto arrabbiato, giustamente avrei rosicato anch'io, intendiamoci, quindi vedremo come si comporterà, me lo aspetto veramente in formato stellare, almeno me lo aspetto determinato, molto 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 inferocito ai Master, magari ci fa vedere un'altra, è sempre il numero 3 al mondo, non dimentichiamolo, perciò può tranquillamente dire la sua ancora chiaramente in questo, anche se ha avuto un anno molto difficile. Chissà, vedremo come reagirà. Io mi immagino reagirà molto. Cioè, c'è un giocatore che sa reagire bene, Van Gerwen, quindi ho grandi aspettative per lui al torneo di Milton Keynes a fine mese. Si è gonfiato il portafoglio Van Gerwen col contratto con Wimau, ma da quando è passato con le frecce nuove, per me quello è il problema, ragazzi. Ma dai, anche... dovrebbe fare come Peter Wright, cambia le freccette ogni leg, no? Quindi no, sempre sinceramente è vera questa cosa qui, secondo me, cioè da quando ha lasciato la marca olandese che aveva, che giocava con quel ferro vecchio da 6 anni, giocava 2000 di media, da quando ha passato a Wimar, ho cambiato frecce, ma anche l'angolatura delle frecce come gli esce un po' diversa, non è più lo stesso Van Gerwen, che continua a giocare in maniera divinamente, sempre il numero 3 del mondo eccetera, però quello step che in più aveva rispetto a prima si è sottigliato, merito anche degli altri, però secondo me il problema è proprio di natura tecnica per quanto riguarda Van Gerwen. Ma io non so se sia di natura tecnica, nel senso che dipende dalle freccette che usa, perché un giocatore di quel livello si adatta poi allo strumento, e quello che io vedo in Van Gerwen sono problemi seri in termini della meccanica di tiro, e soprattutto quando va sotto pressione inizia a rilasciare nettamente il ritardo e questo ovviamente gli crea grosse difficoltà sul triplo 20, cambia anche, come dici te, anche l'angolo d'entrata delle frecce, ed è decisamente meno convincente. Sicuramente il timing con cui poi è avvenuto questo cambio non lo ha aiutato, però non mi sento di dire che è solo colpa di quello, è anche un aspetto secondo me psicologico, del ritrovarsi in una nuova dimensione, del saper gestire questa fase. Per chi è stato così a lungo dominatore incontrastato
di uno sport, quando invece inizi a perdere con una frequenza inusuale, diventa ovviamente molto più difficile gestire certo tipo di situazione. C'era una striscia di leg decisivi vinti da Van Gerwen, che era sopra i 20, che era una cosa folle, che un po' è ovviamente bravura, ma un po' anche fortuna, e alla fine quando sei forte le cose ti girano anche nel verso giusto e te le fai girare nel verso giusto. Quando invece dai le opportunità agli avversari di punirti, ovviamente la situazione è molto diversa, e ora tutti sono convinti di poter battere Van Gerwen, e quindi ogni turno, anche quando giochi contro il numero 20 del mondo, diventa una partita molto più complicata. Quando prima, come si diceva anche di Taylor, la vinceva semplicemente perché si presentava in pedana ed era Michael Van Gerwen. Quindi per me sarà un 2022 ancora difficile per l'olandese. Poi se vediamo come gioca, diciamo dal punto di vista tecnico, stiamo comunque parlando di un fuoriclasse. Ovvio, non a livelli che ci aveva fatto vedere in precedenza, ma comunque a livello altissimo, e da tutte le carte in regola per poter vincere tornei televisivi. Ovvio, soprattutto quelli su format più lunghi, con i tabelloni più larghi, l'inconsistenza di Van Gerwen turno dopo turno diventa un punto debole notevole. E se fin dai i sedicesimi finali, gli ottavi di finale, i giocatori iniziano a giocare a livello altissimo, Van Gerwen rischia tanto. Quindi sarà sicuramente un 2022 molto, molto aperto, e magari Van Gerwen mi smentirà, ma sarei sorpreso se tornasse a vincere un numero notevole di tornei. Tornerà a vincere Van Gerwen, però non con grande continuità, secondo me. Comunque ogni torneo, come diciamo sempre, Van Gerwen va considerato dei favoriti, questo è poco ma sicuro. A proposito di giocatori che hanno fatto bene quest'anno, due paroline dobbiamo spenderle sulla next gen che avanza, in particolare Callan Ritz e Luke Humphries, che hanno fatto, specialmente Callan Ritz, un grandissimo mondiale. Non a caso due giocatori, Ritz ha vinto l'Europeo Championship, è emerso anche in torneo televisivo alla fine, Humphries finale UK Open, molto costante nel corso della stagione. Su questo gruppone io inserirei anche Ryan Searle, che ha fatto un mondiale modesto ma ha fatto una gran bella stagione, e anche lui comunque è un giocatore non più giovanissimo ma certamente emergente. Insomma, questi ragazzi qui, e insieme anche a Dobey, insieme a giocatori che emergono, per esempio il mondiale ci ha fatto conoscere il tedesco Hempel, però ci sono tanti bei giocatori che stanno crescendo più di tanto, siamo in buone mani, direi, assolutamente. Simon? Ah, sì, siamo assolutamente in buone mani, anche perché c'è un sistema che permette ai giocatori di crescere e che garantisce quindi che questo talento abbia le opportunità per poi emergere nei tornei più importanti. E forse questo è il momento giusto per anche discutere l'aspetto... non mi ricordo adesso qual era il motivo per cui ne avevamo parlato. Anche il vantaggio, secondo me, che hanno questi giocatori giovani che stanno approcciando adesso è che hanno un'attitudine verso le freccette molto più come attività professionistica che come... Ha frizzato Simon. Ha frizzato, sai, rimarrà per sempre nella nostra memoria fermo in questa posizione, caro Jacopo. Ecco, è ritornato. Sì, scusate, ho perso la connessione alla VPN, quindi c'è stato un attimo di crisi sul portatile. Non so fino a dove si è sentito quello che... No, stai parlando dell'aspetto professionalistico, sì, dei ragazzi giovani. Quindi, esatto, quindi questi nuovi giocatori sicuramente hanno un approccio molto più moderno e molto più adatto poi a quello che gli viene chiesto. E come Ritz, come Dobey, come Searle, ma come tanti altri, ne vedremo sempre di più. E
anche quando guardiamo poi i tornei del Development Tour o addirittura dei tour inferiori, il livello di gioco si sta alzando anche lì di tanto. Ci sono sempre più giocatori che fanno vedere di avere la possibilità di sviluppare una carriera importante. Poi diciamo l'esperienza, la capacità di gestire i momenti più difficili, soprattutto nei tornei televisivi, ovviamente è fondamentale, e diciamo giocatori come Wright non possono essere presi e spodestati in un attimo, però sicuramente si stanno mettendo le basi per avere fra 5-10 anni un gruppo di giocatori anche più giovani che ci farà divertire tantissimo. E in questo gruppo, peraltro, Simon, di giovani, giovanissimi, che hanno fatto bene, hai parlato di anche circuiti minori. Leighton Bennett, che conosciamo bene e che è destinato a vincere 40 mondiali, perché qualcuno dice così, no, 40 mondiali no, però comunque sponsorizzato da Cross, eccetera, nel JDC, in semifinale contro Aurora Pocchesato, la grandissima nostra Aurora, che ha fatto vedere cose eccezionali, ha giocato 88 di media. Che ha un ragazzino di 14 anni, quanti anni ha Bennett, che gioca 88 di media, ha già fatto il mondiale di video, l'ultimo mondiale di video, e parliamo di un ragazzino di 14 anni, ragazzi, e Aurora ha giocato 75, dovrebbe dire, una ragazzina italiana che è emersa quest'anno. Cioè, il livello giovanile, ragazzi, sta aumentando sempre, sempre, sempre di più, e quindi mi ricollego a questo, sì. Ci divertiremo sempre di più. Dopo, siamo d'accordo che il mondiale GDC non è il mondiale PDC, vero, però insomma. Ma guarda, Bennett è un bravo ragazzo, un ottimo giovane, ma può battere un piovoso mercoledì sera a Stoke Justin Pipe? Secondo me no, ancora gli manca l'esperienza. Però la grande differenza è su Bennett, non nel senso, sicuramente un grandissimo talento, poi diciamo bisogna vedere come si svilupperà, però la grande differenza soprattutto per questi ragazzi giovanissimi è che ricevono un'impostazione tecnica. E quindi ripeto, è questo aspetto dell'approcciare le freccette come può essere il tennis, ovviamente tipo di complessità molto diverso, e che li porterà ad avere una marcia in più nel futuro. Ed è la cosa che secondo me manca a molti giocatori old school, che sono molto restii a farsi aiutare non solo dal lato mentale ma soprattutto dal lato tecnico. E uno dei commentatori di Sky UK, Wayne Mardoll, credo che stia facendo un ottimo lavoro da consulente di alcuni giocatori, però una figura abbastanza isolata nel mondo delle freccette, e invece credo che sia un aspetto fondamentale da considerare, e che avrà un ruolo sempre più importante. E sono sicuro che arriverà il giorno in cui troveremo un giocatore che giocherà a 115 di media tutte le partite, e magari renderà le freccette noiose, credo che dal punto di vista dello sviluppo e della formazione ci sia stato un grandissimo cambio di passo e cambio di mentalità, e c'è anche magari un differente background culturale di alcuni di queste persone, di questi giocatori, che darà la trasformazione delle freccette da sport di pub, che non è una cosa negativa, però ovviamente comporta certi limiti in termini di mentalità e di approccio al gioco, perché le persone ovviamente sono coinvolte, hanno quel tipo di mentalità, ha un tipo di prestazione, di gestione del giocatore e degli aspetti tecnici e mentali dello sport molto più vicino a quello che si vede già in altri sport, che ovviamente sono molto più grandi, molto più avviati dal punto di vista poi tecnico, come può essere il tennis o altri sport. Marco, vuoi aggiungere qualcosa a riguardo? Guarda, io sono d'accordissimo con Simon e penso che è inevitabile un processo di professionalizzazione dello sport, e anzi mi sorprende che le freccette siano ancora così indietro da questo punto di vista. Ne parlavamo anche durante il mondiale, non, per quanto possa anche scaldare i cuori la cosa, ma avere dei giocatori nella top 32
che fanno altro lavoro, onestamente a me non è proprio una cosa, bravo, come dire, che lusinga lo sport, perché vuol dire che questi non si possono permettere di campare facendo i professionisti quasi, no? E che potrebbe anche portare persone ad allontanarsi, cioè, come ha detto giustamente Simon, chi fa i quarti di finale a Wimbledon difficilmente fa il pompiere, no? Che è un lavoro bellissimo, no, questo non lo mettiamo in dubbio, non vogliamo dire che ci sono, non è che fare top 32 al mondiale e fare il consulente finanziario del governo va bene, il pompiere no, intendiamoci, è sempre comunque una cosa che lascia basiti, perché specialmente adesso con tutta questa aumento dei prize money, aumento dell'esposizione televisiva, tornei ormai ogni fine settimana che hanno anche un discreto prize money per questi giocatori. Ma qua c'è qualcosa che mi sta facendo ballare la telecamera, scusate. Sono io che do le botte sulla scrivania, ecco, Opera, opera. tipo Gattuso nelle conferenze stampa. Non è proprio bellissimo e spero che un giorno non si possa. A parte che l'abbiamo anche detto durante il mondiale, con il Covid rampante, questi che andavano in giro a fare sistema ai tetti o a fare le consegne su Amazon, che col Covid, che praticamente ormai ce l'ha avuto chiunque durante queste vacanze di Natale in Italia, nel Regno Unito, eccetera, mi ha lasciato alquanto basito. Io penso che il cambio di mentalità, che dice anche Simon, è una cosa che hanno fatto un po' tutti gli sport, e so quanto anche in altri sport ci sia stata un po' di, come dire, resistenza nel fatto di, ecco, specialmente le freccette sono uno sport del quale spesso si dice: io imparo a giocare, gioco a modo mio, gioco così, non c'è un modo giusto o sbagliato di giocarle, che tra l'altro è vero, e quindi non c'ho bisogno di aiuti esterni, quando in realtà in qualsiasi sport, qualunque esso sia, se si è, come dire, autodidatti, purtroppo spesso e volentieri ci si abitua a fare delle cose fatte male, che a noi magari neanche neanche ce ne accorgiamo che siamo sbagliate, perché conosciamo soltanto il nostro modo di farle. E quindi portiamo avanti per il famoso anche il famoso, come dire, in molti casi si dice: se ti alleni da solo è un errore, perché non parlo di fece, parlo in generale, perché se ti alleni da solo praticamente ti alleni sui tuoi errori, no? Invece già con l'aiuto di qualcuno in compagnia, o comunque meglio ancora con una persona professionale apposita che sta lì per aiutarti a giocare meglio, in questo caso a freccette, che è abituata e che può vedere anche con un occhio esterno quello che fai, magari puoi raggiungere dei livelli che neanche ti aspettavi e correggere degli errori che tu inconsapevolmente magari fai da 10-15 anni, e che magari sono proprio quello che ti impedisce di diventare, di fare il salto di qualità. Ma io aggiungo anche una cosa, si ragionava anche sul discorso che dicevate prima, abbiamo parlato di Clayton che andava ad aggiustare i tetti, di Suttar che andava a fare il pompiere nel giorno di Natale, tutto bellissimo. Si ragionava sul fatto, con diversi giocatori italiani, questo mi è capitato in questi giorni, del fatto che sostanzialmente alla Q-School che inizia la settimana prossima non ci saranno giocatori italiani quest'anno, è nel secondo anno di fila sostanzialmente, l'anno scorso ci ha provato Petri insieme a Sergio Krasen. E attualmente, allo stato attuale delle cose, e vale per le freccette italiane, e vale penso per la stragrande maggioranza dei giocatori che vanno a fare la Q-School, tolti quei 10-15 che vogliono fare i professionisti, giocare la Q-School, quindi giocare il Tour PDC, è un investimento a perdere al momento. Perché le spese sono enormi, col Covid non si sa come va a finire. Vai a giocare con la pressione di dover fare per forza 500. E passare il primo turno a prendere 500 sterline per riuscire a riprendere le spese del giorno. Sponsor non ce ne sono, specie qua in Italia non ne parliamo. Investimenti ce ne sono pochi. Ragazzi, allo stato attuale delle cose, almeno per quanto riguarda i giocatori italiani, che ce ne sono veramente bravi, stime enorme, non vediamo l'ora di vedere Raschini giocare le WDF, però sinceramente allo stato attuale delle cose, per gli italiani e per la maggioranza dei giocatori che vanno alla Q-School per andare a farsi la foto con Kevin Painter, che andrà a fare la Q-School al momento, non ha senso Oh, parlare. rispetto per Kevin Painter, che Simon c'ha le freccette. È vero, peraltro, sì. No, però non so se siete d'accordo. C'è stata la smania in Italia. C'è stata la smania in Italia per tanti anni. La Q-School, andiamo a fare la Q-School, andiamo a fare la Q-School. Quando in realtà un giocatore prende la card, bravissimo, la roba più bella del mondo. E dopo vai a fare Simon. le Super Series di 5 giorni di fila, ti prendi una settimana di aspettativa ogni settimana.
prima di fare quel passo servono soldi, investimenti, fortuna, servono tante cose. Quindi sono felice che i giocatori italiani non vadano a fare la Coscuola e vadano a fare la VDF quest'anno. Simon, io no, se non sbaglio mi ricordo che ci fu una polemica qualche anno fa perché, se non ricordo male, il Master di Indian Wells, che era un po' più grande, con più iscritti degli altri, il primo turno non ti ci ripagavi le spese del viaggio, i giocatori tennisti si sono un po' arrabbiati, per cui mi ricordo sta cosa, no? Mi viene sempre in mente questa perché era un torneo un po' più grande degli altri, però quello che dice Simon, quello che dice Jacopo è giustissimo, chiaramente l'entusiasmo di andare a fare la Q-School e prendere la Tour Card, a patto che tu riesca a prenderla ovviamente, e specialmente in tempi incerti come questi rischi seriamente di metterti addosso una pressione estrema. Devi, in questo caso però ci sta, giustamente, col fatto che qui in Italia le freccette sono principalmente, anzi no, quasi esclusivamente uno sport a tempo perso, tra virgolette, non sono la professione di nessuno, a maggior ragione ci sta. Magari tra qualche anno verrà fuori qualche giocatore che sarà, però pare difficile pensare che un ragazzo di 10-11 anni in Italia dica io da grande voglio fare il giocatore di freccette, anche perché è una cosa molto rischiosa, nel senso, se fallisci poi, capito che te voglio dire, quindi non lo so, la Q-School è poi un argomento che è molto delicato, no? Col quale parliamo a più riprese, specialmente con questa divisione che è stata fatta recentemente Europa e Regno Unito, e ripeto, prendere la Tour Card non è garanzia di guadagno, tutt'altro. No, anzi. Dice, questo è un discorso complesso e non voglio iniziare a parlarne per 2 ore e mezza, però credo che ci sia, secondo me, prima fatemi mettere in chiaro che tutti i giocatori italiani che negli anni passati hanno partecipato alla Q-School hanno il mio più completo supporto e ammirazione per la loro ambizione e secondo me hanno fatto assolutamente bene, e il circuito WDF o BDO che era prima non era minimamente equipaggiato per dare l'opportunità di crescita ai giocatori, però c'è un problema secondo me di come uno approccia il problema freccette in Italia, che uno non costruisce dal tetto, costruisce dalle fondamenta e bisogna essere anche realistici che le freccette non sono uno sport professionistico, non lo sono nel Regno Unito, dove Johnny Clayton continua a riparare tetti, e uno potrebbe dire sì, potrebbe mollare quel lavoro. Sì, vero, sicuramente in termini di quanto ha vinto di prize money negli ultimi 2 anni potrebbe farlo, però stiamo parlando comunque di un giocatore che non ha 20 anni, che ha un lavoro che probabilmente gli dà delle entrate molto solide, con cui ci entra anche la pensione e tutto quanto, quindi e soprattutto ottiene quei risultati probabilmente allenandosi poco e giocando solamente tornei, ed è lì quando facevo il riferimento del entriamo in una nuova dimensione, perché se prendi un giocatore di 20 anni che ha l'appoggio e il supporto dal punto di vista di come approcciare il gioco nell'aspetto mentale, il supporto tecnico per migliorarsi, soprattutto fa quello di professione, io non ci posso credere che non ci sia margine di miglioramento rispetto a un Johnny Clayton che mi ripara i tetti e poi si presenta al torneo, tira le frecce, gioca a 105 media, talento pazzesco, giocatore eccezionale, trasformazione pazzesca, mi devo rimangiare quello che ho detto l'anno scorso prima del Master, che speriamo nessuno si ricordi però ricordo io, sì. Quello che mi dice questo è che dal punto di vista di quanto si può migliorare come sport nelle freccette ci sono c'è uno proprio, cioè nel senso, siamo lontanissimi da arrivare il tennis ha avuto Nadal, Federer, Djokovic, quello è probabilmente il peak che vedremo nel tennis per i prossimi 30 anni finché non cambiano le metodologie di allenamento, le tecnologie. E per quanto riguarda l'Italia, cioè, qua manca completamente il supporto che giocatori che hanno talento possono effettivamente approcciare tornei al di fuori dei confini nazionali per migliorarsi, confrontarsi con livelli superiori e migliorare.
senza dover dire questa è la mia scelta e lo faccio a tempo pieno, perché non esiste. Perché non esiste nessuna nazione, o trovi il giocatore che ha veramente tantissimo talento, trova il grande sponsor e lo fa, perché sta comunque prendendo un grande rischio, perché nelle freccette o entri fra i primi 40 al mondo della PDC, oppure non è che porti a casa tutti questi soldi che dici ci puoi vivere nell'aggio, ma nel senso la Q-School è solamente... l'ultimo aspetto di questo processo, e in tutti questi anni non si è costruito nulla per far sì che fra 5-10 anni si fosse nella posizione di avere un parco giocatori che poi potesse andare in giro per l'Europa e approcciare i tour secondari della PDC, non dico nemmeno il tour principale della PDC, indipendentemente se vinci la Tour Card oppure no alla Q-School, che adesso è più difficile, prima poteva essere fatto, ma poi se tanto non hai la capacità, non hai la possibilità di approcciare il tour della PDC come se fossi un professionista, o se non hai, nel senso, il livello comunque medio è così ampio, stai sul tour, migliori, probabilmente dopo 2 anni ci esci dal tour, e quello che hai fatto è che hai perso soldi nel frattempo. Quindi quello che veramente servirebbe è costruire un processo, e quello che io non sono d'accordo con Marco è che il grande errore è stato quello di non riuscire a sfruttare la visibilità mediatica che hanno avuto le freccette in Italia in questi anni, perché se 10 anni fa mi dicevi sì, è vero, effettivamente le freccette non le conosceva nessuno, una volta le freccette sono andate su Fox Sports, adesso su DAZN, soprattutto con DAZN che ha il calcio, quindi ce l'hanno tutti, hai una visibilità che ti dovrebbe anche dare la possibilità di avere più giocatori e quindi trovare questi talenti. Però se la federazione non ha mai costruito, scusami Jacopo, chiudo, e ci sono state pochissime persone, e anche queste persone non sono state nemmeno mai supportate nelle attività di cercare di aiutare i giocatori ad allenarsi e migliorarsi, e poi ovviamente diventa molto difficile raccogliere i frutti di quello che può essere un colpo di fortuna che Fox Sports decide di trasmettere la PDC, che te, che sei stato affiliato alla BDO, alla WDF per tutta la tua vita, non c'è proprio nulla di merito in questo, e ti ha detto solo culo. Però se non sfrutti nemmeno quello, ovviamente diventa difficile. No, ma anche perché io, quello che dicevo io, l'ho anche scritto su un post prima, Fox Sports, apice delle freccette, boom di iscritti, federazioni che raccolgono tessere, eccetera, eccetera, qualche risultato c'è anche visto, perché comunque Turetta è andato appunto a prendere la Tour Card, i ragazzi hanno cominciato a girare, a fare gli European Tour, dopo sono cambiate un culo le cose, Petri bravissimo, siamo arrivati anche adesso a Raschini che si è fatto un culo della Madonna per arrivare a qualificarsi al Mundiale WDF, una settimana alla Malta, una settimana alla Cipro, una settimana in Serbia, quindi veramente tanto di cappello, non so come abbia fatto Francesco, veramente non so come abbia fatto, e a tutto il mio rispetto, e spero che il Mundiale WDF vada e lo vinca, ma proprio perché veramente ha avuto un sacrificio pazzesco viaggiando in epoca Covid, mascherine, tamponi, green pass, rotture di... stavo dicendo di... varie, che è vero peraltro questa cosa qui, quarantene, non quarantene, insomma, veramente è stato difficile, ha fatto un'impresa leggendaria da schifo. Però siamo sempre lì. C'è stato l'epoca Fox Sport, l'aumento, il Covid è stato uno tsunami sul movimento delle freccette. In Italia hanno chiuso bar dove si giocava per sempre, sono calate le tessere, bisogna giocare, serve il green pass per giocare, mascherina, assembramenti, non è stato facile assolutamente. Ora che si rivede forse la luce, chi lo sa, speriamo, e DAZN ha dato una mano meravigliosa da questo punto di vista qua, infatti peccato che Giulio sia andato via, perché volevo ringraziare lui, ma anche gli altri commentatori, lo staff tecnico dietro, che hanno permesso di seguire il mondiale veramente bene, perché DAZN ha fatto un ottimo lavoro, va detta la verità. Bisogna cercare di ricostruire adesso, affidarsi alle academy che stanno dietro i ragazzi, aumentare le tessere, cercare di aumentare i tornei, il passo che ha fatto Fidart, che ha permesso ai ragazzi di partecipare agli Open Steel di TGF, è un bel passo in avanti da questo punto di vista qua. Non volevo arrivare a parlare di freccette italiane, visto che siamo, e con questo anche direi che possiamo anche chiudere. Sfruttiamo questa chance, cerchiamo di crescere tutti insieme, perché questo movimento qua o prende questo treno qua, o veramente restiamo che ci commentiamo i player championship noi tre, attacchiamo il mondiale, che bello c'è il mondiale sulla DAZN, che bravo Wright, che forte Anderson, che forte qua, dopo torniamo a seguirlo noi tre, però
I ragazzi, i giovani sono il futuro e su quello va costruito, perché io sono sicuro che le freccette, soprattutto il prodotto PDC di questi anni, attiri un pubblico Ascolto, giovane, ragazzi. perché sono Ascolto. un prodotto incredibilmente televisivo e spettacolare. Il mondiale PDC arriva perfetto durante le vacanze di Natale, quindi non riuscire a sfruttare questo, come non è stato sfruttato al massimo negli anni passati, è un vero peccato. Però credo l'abbiamo discusso diverse volte, e poi Jacopo, tu sei ovviamente molto più coinvolto di me e Marco in queste faccende, e mi ricordo che alla fine le discussioni che stiamo avendo adesso sono molto simili a quelle di che avevamo 4-5 anni fa, o anche di più, tra l'altro. Quindi purtroppo, e come hai detto te, dal punto di vista dello sforzo individuale, ma è proprio immensa stima per Petri, Raschini e per i risultati, per Turetta e per tutti quelli che hanno provato a prendere la Turcard, che si sono fatti il mazzo in giro per l'Europa, per Raschini che si è qualificato al mondiale WTF. Però questi sono, diciamo, non sono segnali di salute del movimento, sono sforzi individuali che vengono in certi casi ripagati, in altro non dai risultati, ma lasciano il tempo che trovano, nel senso non ci costruisci il tuo futuro. Poi magari Raschini diventa il nuovo Van Gerwen, io lo Magari. spero ovviamente, però te che organizzi, te che gestisci questo sport, non puoi sperare che ti capiti tra le mani per sbaglio uno che da solo, senza supporto, si fa pure il mazzo e poi si trasformi nel nuovo Peter Wright. Quindi, diciamo, bisogna tornare dal punto di partenza e farsi un'idea un po' più precisa di quello che si vuole raggiungere fra 10-15 anni e di dove bisogna iniziare a costruire. Ci Marco, sono? scusa, Jacopo, no, dimmi Marco. possiamo dire che questa che arriva è la cuscool più importante di sempre, ovviamente, no? Ah, perché Pipe deve ricostruire la carta. Perché Paife deve riprendere la Turcard, ovviamente. No, Io sono già scherzo a passato parte. da No, questo inferno con scusami. Nicholson qualche anno fa, è stato veramente un terrore guardare sempre gli aggiornamenti, se prende la Turcard o no. Paife Bella fine che ha quest'anno. fatto Nicholson, eh? Vabbè, dai, purtroppo. Dai che Pat lo Per me, raggiunge tra poco. dai, secondo me Pipe quest'anno potrebbe tornare almeno nella top 60 del mondo, dai, con un paio di vittorie quelli, se prende la Turcard. Allora, ragazzi, velocemente, visto che si parla di Cuscool, dobbiamo parlare un attimo del discorso della Premier, con questo anche chiudiamo, perché sono visto dei commenti, domande su Lewis, domande su Suttar, andiamo avanti, penso per 5 ore, ma ormai il tempo sta finendo, quindi ci riproponiamo magari che più avanti, magari prima della Premier o magari al Master, faremo qualche... Marco? Giusto Sì, che mi no, interrompo. era un sì, era Sì, un è una cosa che pollice alto. possiamo, ci ripromettiamo di farne magari uno al mese di questi podcast, perché vedo che anche visualizzazioni, commenti, vi piace hanno avuto molto successo. Quindi veramente vi ringraziamo, perché ormai sono quasi 2 ore che siamo collegati insieme. Premier League. Allora, non hanno chiamato i nomi perché ci sono aspetti logistici. Questa è la modificazione di Matt Porter. Matt Porter dice: ci sono motivazioni logistiche perché con il Covid ci sono delle località, vedi Galles, vedi Scozia, vedi Germania, vedi Olanda, dove potrebbero esserci delle limitazioni. Magari verranno spostate un attimo le date, chi lo sa. Però qual è il vero motivo per cui non hanno detto magari i primi 9 nomi come l'anno scorso? Tanto si sa che Van Gerwen è dentro, che Wright è dentro, che Smith è dentro, che Cross è dentro, che Anderson è dentro, che Price è dentro. 7-8 nomi si potranno anche mettere, dai. Sì, sono d'accordo, nel senso, alla fine, se uno guarda il ranking, credo che si prende i primi 10 giocatori del mondo e quelli sono
il line-up della Premier League fatta e finita. E c'era un tweet interessante oggi di Matt Porter in cui diceva: non provate nemmeno a indovinare il motivo per cui non abbiamo lanciato il line-up della Premier League 2022. E per quanto i motivi logistici possano essere un valido motivo, non capisco bene che cosa c'entri i giocatori poi che fanno parte di quella Premier League, nel senso non credo che ci sia bisogno di aspettare per dire chi sarà parte di questo. Quindi ci sono due principali motivazioni: uno, non sarei sorpreso se facessero un cambio di format del torneo, sarebbe anche ora, che potrebbe essere ora. Io non sono un grande fan della Premier League dal punto di vista tecnico come torneo, ovviamente ne comprendo e ne apprezzo e sono anche, non dico che vada abolito perché ha molto senso dal punto di vista sia economico che come modo di promuovere lo sport, quindi funziona benissimo, però magari per comunque una grande fetta degli appassionati dopo un po' di anni può diventare un po' un torneo ripetitivo, visto anche che ci sono tantissimi altri grandi tornei televisivi durante l'anno. Quindi un cambio di format che permetta alla BDC di includere più persone e magari anche giocatori fuori dalla top 10 con una formula creativa, secondo me non è da escludere completamente. L'altra teoria, le male lingue dicono che, visto che hanno ripetutamente detto che solamente giocatori che hanno una tour card possono partecipare alla Premier League, stiano aspettando di vedere chi questa tour card effettivamente la riesce a conquistare nella Q-School di quest'anno, perché come Marco ha già detto, ovviamente avere Justin Pipe Fallon Sherrock nella Premier League credo che sia un'idea decisamente presente nella mente dei capi della PDC. E io sarò forse impopolare o troppo popolare, dipende dai punti di vista, però secondo me ha molto senso avere Sherrock nella Premier League, proprio perché io reputo la Premier League dal punto di vista tecnico un non torneo. È un'esibizione di freccette, ovviamente giocata dai più forti del mondo, quindi giocate a livello altissimo, anche con un botto di soldi come primo premio, però si può permettere delle licenze, diciamo, dal punto di vista di giocatori che ne fanno parte. Quindi io non sarei contrario a avere la Sherrock. Poi, se mi dite è il momento ideale, è la cosa giusta, non lo so, però dal punto di vista della pubblicità sarebbe un boost per le freccette clamoroso e da un certo punto di vista sarei un po' sorpreso se la PDC perdesse questo treno. Se hanno molta fiducia, aspettano magari il prossimo anno, però non si sa mai con queste cose. Per me Sherrock è un grande sì, l'ho sempre detto. No, assolutamente sì, cioè non avrebbe senso non chiamarla, secondo me, anche perché ci sono solo lati positivi. I lati negativi possono essere tecnici, ma a loro penso che interessi pochissimo questo, perciò... Scusami. Se abbiamo visto la Premier League con Durant che giocava 75 di media, Sherrock che mi gioca 80. Sì, però lì lo dovevi chiamare per forza perché aveva vinto l'anno prima, no? Perciò io dubito che lo avrei... Cioè, lì è stato purtroppo successo così. L'ha vinta, io non so Simon come abbia fatto a sopravvivere alla cosa, però... mi ha roto molto il culo. Anche Wade... Mi ha dato molto fastidio, però capita. Anche Wade ha vinto Grand Slam quella volta nel 2010. Io mi ricordo, per esempio, mi ricordo, ecco, le polemiche qualche anno fa quando venne escluso Wade senza un motivo preciso, se vi ricordate. Ah, sì, vero. A parte che è un giocatore noioso. No, 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 quella cocca. Sì, era l'anno dove si definirono problemi esterni per non chiamare Wade, era il 2014, se non sbaglio, 2013-2014, non mi ricordo bene l'anno. No, la Premier League questo deve essere, e penso che i giocatori anche lo sappiano, una pubblicità per le freccette ogni giovedì sera su Sky, punto. Onestamente, ma sono d'accordo che Avere Fallon Sherrock è soltanto... Non averla è un grosso
occasione persa per la PDC e per tutti, perciò. Si inventassero una formula in cui non chiamano solo la Sherrock, ma mettono dentro pure Dobby, Ritz, e magari non li fanno giocare tutte le 9 le prime settimane, ma gliene fanno giocare solo 4, facessero quello che gli pare, ma sicuramente devono trovare un modo per includerla, anche per sdoganare poi questa cosa della Premier League. Nel senso, io se fossi Wade nella Premier League non ci chiamerei mai. Quindi è un grandissimo giocatore, un fuoriclasse assoluto, ma non è un giocatore spettacolare, io non lo voglio vedere, e francamente, se ci sta la partita di Wade, non sono felice. C'è solo una domanda che io mi pongo: se veramente si vuole tornare al form, perché ho già visto chiaramente l'anno scorso, ricordiamo, hanno annunciato le date, poi però sono dovuti stati tutti a fare il format quello compresso, no? Facendo le sfilze di serate. Se dovessero fare come vogliono riprovare a fare quest'anno il calendario tradizionale, pipe in Premier, grazie Dennis. Un'altra volta il format itinerante, questo potrebbe portare dei problemi con i giocatori che non sono basati nel Regno Unito, tra cui Van Gerwen, tra l'altro. Quindi questa è l'unica scusa che posso, però è l'unica cosa che posso, però io non ci posso credere che non ci abbiano già pensato in PDC a questa cosa. Perciò non regge la scusa delle motivazioni logistiche per non dare i nomi, semplicemente ecco. Simon, quant'è la quarantena che bisogna fare al rientro nel Regno Unito? Tipo, se Van Gerwen dovesse giocare il giovedì, no? A parte che io non so se i giocatori professionisti abbiano qualche exemption e magari non devono fare alcuna quarantena, basta che hanno il test prima, li fanno già, perché immagino che se questi si spostano in giro per l'Europa e vengono a giocare partite nel Regno Unito, cioè i calciatori per esempio, non credo debbano fare la quarantena. Comunque, e quando arrivi qui devi isolarti, fare un test molecolare, e appena c'è il risultato negativo puoi uscire dall'isolamento. Perché, per esempio, quest'anno i giocatori olandesi sono rimasti in Inghilterra, no? Se non sbaglio, A a prendersi il Covid tutti insieme, prendersi il Covid, tra probabilmente. l'altro. Beh, Marco, Quindi sì, dimmi. male che vada, gli fanno un'esenzione come a Djokovic. Esatto, fanno l'esenzione come. Esattamente. Guarda, Che Simon è non gliel'ha indignato, fatta giustamente. Zan. Sono d'accordissimo con lui, è una vergogna. È una vergogna, e anche perché comunque, vedendo la top 10, voi De Souza lo chiamereste in Premier League? Sì. A Sì, me lo lui chiamo. piace, a me A lui piace me. tantissimo, perché conta Sì, bene sì, sì. come Sono d'accordo, lo chiamerei. Ho una brutta sensazione su José, perché il calo di prestazioni degli ultimi 2 mesi è notevole. E non mi sembra il tipo di giocatore in grado di aggiustare le cose se le cose vanno male. E quindi ritornando a quel discorso del professionismo e delle capacità e tutto quanto. Quindi staremo a vedere, spero di sbagliarmi, perché è un giocatore super spettacolare, tantissimi 180, capacità di contare in maniera pazzesca, quindi ti regala sempre delle grandissime emozioni quando è in chiusura, però lo vedo su una parabola discendente abbastanza rapida se non cambia qualcosa. De Souza ha fatto la chiusura con tre tops, una in Darter e finale in premio l'anno scorso. Ha vinto tre tornei. Se c'è uno in top 10 che rischia, secondo me è Van den Berg. Troppo giovane, troppo spettacolare come giocatore, la PDC secondo me lo vuole. Ripeto, Wade gli dice bene che è nella top 4, quindi qualsiasi criterio usino adesso, o cambiano pure quello, che non garantiscono nemmeno i primi della top 4. Poi, come dicevo anche l'altra volta, Jacopo, non è solo un fatto della PDC, perché queste cose vengono decise, ma ci sono anche degli accordi poi con la PDPA, quindi non è che la PDC può svegliarsi una mattina e dire ah, facciamo così in maniera completamente diversa. Quindi Wade, che è nella top 4, è assicurato, e quindi purtroppo ce lo dobbiamo tenere. Per me Marco fa un anno alla fine che ho visto un post ancora di maggio con scritto The Brand New Look of the Premier League, che hanno cambiato un pochino la grafica, un pochino come l'Europa League quando introdusse l'inno nuovo nel 2018, il bellissimo inno. Alla fine Come resta no? così e chiameranno i top 10 semplicemente, Senti, saranno ma io non so cosa sta succedendo qui, perché io mi ricordo, cioè, e non è possibile che debba essere io a difendere Wade dopo che l'ho odiato per tanti anni. A me Wade nella Premier League andrebbe benissimo, è un giocatore
è un piacere vederlo giocare. Non sono so, d'accordo, cioè, se te mi chiedi, vuoi vedere tutte le settimane Wade o Cullen, per esempio? Cioè, io dico, mi prendo Cullen tutta la vita come giocatore per la Premier League. E no, perché, ripeto, non è un fatto di merito. Per me la Premier League non ha nulla che riguarda il merito. È lo spettacolo delle freccette, è il venderti il prodotto migliore. E se mi devo vedere Cullen che gioca contro Michael Smith o Wade che gioca contro Michael Smith, non credo che... Cioè, 100 persone, credo 99, scelgono Cullen invece di Wade. Ho capito, bisogna garantire un minimo di rappresentanza per i giocatori mancini, no? No, non mi pare questa, non me la ricordo sta regola. Vabbè, dai, vedremo, vedremo. Tanto lo sapremo presto, anche perché la Premier League deve cominciare inizio febbraio, quindi secondo me non aspetto il Master, cioè gli dicono a Secondo 3 giorni dopo me io non che sarei sorpreso se la rimandano almeno di un po', però. lo prendo. Può essere, sì, può Visto che la essere, sì. situazione mi sembra abbastanza grave in giro per il mondo, Sì, almeno quello in Europa nelle prossime settimane. secondo me gennaio va avanti un pochino così. Ricordiamo peraltro che adesso c'è la Q-School, quindi seguiremo ovviamente gli step per capire se Pipe prende a card oppure no e comunque cercheremo di capire anche da Sherlock tutti i vari giocatori, i giovani rampanti, insomma, motivi di interesse ci sono. Ha confermato Dennis, che saluto, che Sergio Classen la farà, quindi un pochino d'Italia ci sarà in Cuscune. Ricordiamo che Classen è olandese, ma è cittadino italiano, avendo la madre di Bordighera, quindi comunque italiano a tutti gli effetti. E dopo ci ritroveremo a questo punto qui col Master, che come diceva anche Marco prima, sarà un torneo molto, molto spettacolare. Visto che c'è Giorgio Basile che ha commentato su DAZN, lo salutiamo. Credo che il Master non andrà in italiano, magari andrà alla Premier comunque. Dopo, anche tramite il giurdo lo vedremo Guarda ovviamente. lì Stefano, io Wade solo perché è mancino, avete visto? È importante garantire la rappresentanza dei giocatori mancini. Vedete, c'ho sempre ragione io. Grande Stefano. Assolutamente sì. Dai, vedremo comunque, vedremo e a questo punto qua, ragazzi, che dire? Non vediamo l'ora di vedere l'inizio di questa stagione, perché è vero che l'inizio della stagione PDC è lento, Master, che è un torneo che comunque esibizione glorificata, la Premier idem. Bisogna aspettare febbraio per i primi Player Championship, però per l'UK Open, che a mio modesto avviso è il torneo più bello di tutti. Esatto, è il primo torneo nel quale si è messo in mostra Pipe tanti anni fa, se non ricordo male, quindi per me c'è sempre. No, a parte, dai, dai, è divertentissimo, veramente. Vietiamo Poi la menzione della parola pipe per la prossima volta, Jacopo. la FA Cup Vediamo, delle beh. No, sì, beh, no, beh, se Pipe prende la Tour Card, chiaramente ci sarà uno speciale di Diddle for the Middle prima del Master, ovviamente. Mi sembra un giusto No, compromesso. comunque lo UK Open, ragazzi, è il torneo più bello, è quello che non vediamo l'ora che comincia marzo. Comunque ci passiamo via Q-School, dopo vedremo come andrà a finire, ragazzi. Andrei, vedremo come andrà a finire. Quasi 2 ore di diretta, direi che abbiamo detto tutto quasi. Ragazzi, l'appuntamento dopo il Master, a questo punto qui, inizio febbraio? Direi di sì, grazie, grazie a tutti, è stato Direi. veramente un piacere ritornare dopo tutti questi anni. Grazie mille, Jacopo. Grazie Grazie a Jacopo, voi. grazie a tutti. Lo spirito del podcast che facevamo ogni settimana, ricordiamo le liti quando si parlava di video, qualcuno ricordava Le le liti liti con il sign al tempo del video. Napoli, no? Le liti Sì, sono cose meravigliose, sono cose meravigliose. Facevamo i podcast che parlavamo, mamma mia, ragazzi, quanto tempo è passato. Le critiche a Taylor, Le critiche alla mamma, BDO. le critiche a video, il massacro a c'era prima della Jacqueline, ma non mi C'erano i ricordo. Williams, poi I c'era. Williams, è vero, i Williams. C'era quelli, non mi ricordo nemmeno come si chiamava quell'associazione che sono completamente scomparsi. Oddio, è vero! Quelli che devono rifare i tetti, no? I pannelli solari, com'è che Sì, i sia? pannelli solari. Ogni crop, perché l'ho detto anche morto di sopra. Oddio mio! Dai, possiamo dire Martin comunque. Adams che fa. Magnum Ma la Pop polemica su Martin tiene ancora in Adams? piedi il Lakeside. Ah, Martin bellissima, Adams che bellissima. fa o non fa il grande slam ogni anno?
Bellissimo, no, veramente E top. soprattutto, il miglior amico di Simon, cioè Scott Waits, ovviamente. Ragazzi, Sono, guarda, fermi. sono diventato molto più moderato però con gli anni, quindi. Ragazzi, fermi Tu, però, prima di tutti do, salutarmi, dimmi. perché mi hanno ricordato una cosa, mi stavo dimenticando. Dobbiamo proclamare vincitore del Predictor Ah, di sì, For the a cui Middle. io sono completamente dimenticato di partecipare. Infatti, vieni Ma tanto mannato non dal l'avrei gruppo del vinto, tempo. quindi non è un Ma no, problema. tanto avresti preso Price, sappiamo che squadra avresti presa. Bravi, avermi ricordato perché ha commentato chi ha vinto il Predictor ed è Gloria Cavazza che ha totalizzato 101 punti e ha vinto il Predictor. Domani mi prometto in pubblico tutta la classifica dei 400 nomi. Gloria vince un bordo per dardi di Palmo di Camura con i suoi splendidi bordi fatti di bordo di sughero. Ci mette una passione e un lavoro incredibile il nostro amico Palmo. Gloria, Palmo ti contatterà direttamente per quanto riguarda la spedizione, come vorrai il bordo, e domani ti dedichiamo il posto con la classifica finale. Quindi Gloria, complimenti e ci fa molto piacere che abbia vinto una ragazza il nostro Predictor. Quindi sono veramente contento. Asterisco su questa vittoria perché io ho capito che non si faceva il predictor. E poi mi è arrivato il tuo messaggio e ti fa: metti i pronostici entro le 7. Erano le 18:55 ed ero parcheggiato sotto casa del nostro amico Riazor, che stavo facendo tardi perché dovevo andare a vedere la partita del Villarreal con lui. Quindi, purtroppo, per questa grave mancanza di credenza, non ho potuto partecipare. Però E probabilmente avrei vinto io. Marco, attenzione però, perché te sei l'unico che ha vinto tre tappe della 3 Premier di 3, League. esattamente. Unico Esattamente, tra tutti. esattamente. Oh, ma lo facciamo per la Premier quest'anno? Tanto ci sono i ragazzi, a proposito, permettetemi di ringraziare i tre ragazzi che mi hanno dato una mano enorme nell'organizzazione del Predictor, chi da solo non ce l'avrei mai fatto, e veramente grazie a loro che siamo riusciti a far tutto, quindi complimenti a tutti i ragazzi, a Stefano, ad Alessandro, che mi hanno dato a Federico, che mi hanno dato una grandissima mano a organizzare tutto. Quindi, se la squadra verrà riconfermata, facciamo anche quello della Premier League quest'anno. E quest'anno vinco io, ovviamente, perché... Importante fare tre top of the table. Sì, ricordiamo che erano i Predictor quando la pagina aveva 50 mi piace, partecipavano i 9, e quindi, però, insomma, adesso la pagina ha 4.000 mi piace. Tutti originali, nessun comprato, non è quindi. che, non è che i primi mondiali di Taylor valgono di meno perché ha giocato contro nessuno, Ah, no, questo è vero, sì. Però, insomma. Ma prima una lunga discussione, ma direi che è troppo tardi e andiamo a letto. Va bene, ragazzi. Dai. Allora, complimenti ancora a Gloria. E che dire, ragazzi? Vi ringrazio della partecipazione. Sono 2 ore adesso, praticamente. Non ho parlato del più del meno e ci siamo divertiti come con questo mondiale. Simon, grazie veramente del tuo No, contributo no, lì grazie a dal tuo te. studio sotto casa di Johnny Clayton col tetto rifatto. Grazie a te, Jacopo, e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno sopportato perché, diciamo, no, non mi capacito mai come la gente voglia sentirmi parlare di freccette. Cioè, al lavoro sono pagati, sono obbligati, però qua invece la gente lo fa volontariamente. Marco, al prossimo podcast con i capelli di che colore? Credo ancora così, poi vediamo dopo il mondiale per club. Azzurri come colore del Chelsea dopo l'impresa in FA Cup contro il Chesterfield? Guarda, no, ti devo dire una cosa, sono rossi o arancioni o viola di solito, perché sono il colore più facile da farsi. Entri, stai lì un'ora e te ne vai. Qualsiasi altro colore devi prima decolorare. Infatti, quando me li sono fatti blu dopo la Champions League, 4 ore ci sono stato, ho detto mai più. Però se vinciamo il mondiale per club, sai che per me importa o la Coppa di Lega, quello che è, chiaramente si ritorna al blu e quindi si passa il pomeriggio al parrucchiere. Oh ragazzi, non potete capire quanto brucia! Oddio mio, una sofferenza ogni volta! Quindi Però tipo vai, vabbè, la queste 2 ore promessa. per rifarci i capelli è Ma un'agonia infatti io totale. Peter Wright non, ormai penso che non abbia più nessuna cellula del dolore lì sui capelli, perché porca miseria, se li tinge dopo ogni turno del mondiale cambiava colore. È una sofferenza che non ti dico. Cioè, veramente è per uomini duri, specialmente lui che poi ce li ha rasati sotto. Quando la tinta ti va anche di una piccolissima percentuale a contatto col cuoio capelluto, muori. Muori proprio. Cioè, io volevo morire. Voglio mo I primi 10 minuti che ti applicano il colore, vuoi morire. Non esiste nessun'altra cosa. Poi dopo passa, ma quei primi minuti dici, Non vabbè, chi stai me l'ha facendo un fatto buono fare ogni spot per volta? i parrucchieri, però, Marco, quindi.
Ah beh, però il colore è bellissimo, perciò che gli vuoi dire? Come dice qualcuno, tra l'altro, sono quasi mimetizzato tipo Camaleonte con lo sfondo di dietro, perciò. Dennis, sì, che l'altro Dennis ringrazio per le belle parole. E no, peraltro mi ha anticipato quel colore dei capelli, perché se tutto va bene quest'anno me lo devo fare anch'io con una scommessa che ho fatto di colore rosso granata. Perfetto, ah dai, no, rosso, rosso. Io mi tiro fuori, non mi coloro i capelli, manco per ma sai, ma 40... ne ho 29, sono 45 anni che aspettiamo questo momento, quindi no, c'è ragione. È un sacrificio quello di fare. No, ma io manco se vince la Champions la Juve, proprio, cioè non esiste. Ma voi ci fate squadre. Non accadrà mai, quindi non mi sembra che sia. Voi ci fate squadre, ragazzi, che è troppo facile vincere. Vuoi mettere vincere il girone C di Serie D? E ci sono amici d'Arzignano che mi guardano anche. Vabbè, ma, con questo ma, punto, ma, ragazzi, ma... parliamo di calcio, parliamo di freccette, che è la cosa che ci riesce meglio. Signori, assolutamente. Signori, no, a parte scherzi, è stato veramente un piacere. Grazie Simon, grazie Marco. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti, vediamo. Buonanotte alla buonanotte, prossima. E ci vediamo alla prossima dopo il Master. Buone freccette a tutti, buon predictor, buona continuazione su Diddle for the Middle. Notte.